Riprendiamo questa seconda parte della giornata e lo faccio subito dando la parola al professor Eugenio Refini, che è professore associato presso il Dipartimento di Italianistica della New York University. I suoi interessi includono la ricezione dei classici nella prima età moderna, la teoria e la pratica della traduzione e i rapporti tra poesia e musica. È autore di una monografia su Alessandro Piccolomini, Per via delle notazioni, le glosse inedite di Alessandro Piccolomini all'Ars Poetica di Orazio e di uno studio sulla ricezione di Aristotele in Italia tra Medioevo e Rinascimento. The Vernacular Aristotle, Translation as Reception in Medieval and Renaissance Italy. Le altre sue pubblicazioni includono un volume in uscita sul teatro barocco e Allegoria, Curatele e Saggi in volume e rivista. Oggi lo ascoltiamo per una relazione dal titolo Di natura investigativi e accomodati all'invenzione, scelte traduttive per una lettura non poetica della poetica. A te la parola, Eugenio. Grazie mille Paolo, grazie mille per l'invito, grazie agli organizzatori del convegno, è veramente un grande piacere partecipare a queste giornate. Già stamani abbiamo avuto degli interventi molto interessanti e estremamente stimolanti, quindi grazie veramente per questa bella opportunità. Dunque, condividerò il mio schermo, sperando di fare tutto quello. Ecco, vi chiederei conferma. Sì. Sì. Si sta vedendo la presentazione? No, Perfetto. occorre invertire Ecco, il... come prima esattamente bisogna. Ecco, ecco, fa questo. Adesso siamo giusti? sì, perfetto. Benissimo, grazie, scusate per l'inghippo tecnico. Dunque, in questo mio intervento oggi vorrei prendere le mosse da alcuni testi che, pur non essendo di per sé traduzioni della poetica, mostrano quanto la pratica della traduzione, e specificamente la traduzione del trattato aristotelico, attraversi capillarmente la cultura letteraria della prima età moderna, con ripercussioni importanti tanto sul piano dei contenuti quanto sul piano del lessico, in ambiti e generi apparentemente diversi. Il caso dal quale intendo partire e di cui mi sono occupato più approfonditamente in altra sede, per cui lo tratterò in modo estremamente sintetico, mi permetterà di tornare al testo della poetica per discutere due passi, 1455 a 3334 e 1460 a 1213, la traduzione ed interpretazione dei quali offre, secondo me, spunti molto importanti per una lettura che ho, in modo un po' provocatorio, definito non poetica della poetica. Va da sé che con lettura non poetica della poetica non mi riferisco ad un modo presumibilmente corretto di leggere il testo, ma ad uno dei modi possibili di leggerlo, e più precisamente ad uno dei modi che nel Cinquecento hanno avuto maggior fortuna. Un modo che, per intenderci, propongo di definire come filosofico, fra virgolette, ovvero un modo di intendere la poetica che riconduce l'esperienza poetica nell'alveo della filosofia e che, come suggerirò, raggiunge uno dei suoi vertici nella produzione del filosofo, letterato, traduttore e commentatore aristotelico senese Alessandro Piccolomini. Senza dubbio si tratta di una lettura della poetica aristotelica a cui noi lettori moderni, inevitabilmente segnati dalle interpretazioni romantiche e anche post-romantiche della poetica, siamo poco abituati. Ma oltre all'interesse specifico di tale lettura, quello che mi preme mostrare, è quanto decisive siano alcune scelte traduttive nel determinare interpretazioni che hanno avuto ricadute di ampia portata nella storia della critica e della teoria letterarie, ovviamente in particolar modo in riferimento alla teoria e alla critica, 5 e volendo anche seicentesche. L'indagine di oggi però si concentrerà sul secondo Cinquecento. Dunque, i testi da cui parto molto rapidamente, veramente cogliendoli più come pretesto, sono due opere dei Bargagli senesi, Girolamo e Scipione, il dialogo dei giuochi del 1572 e il, dia il, il,
Trattato delle Imprese del 1578, riedito poi ed ampliato nel 1594. Testi cronologicamente molto vicini all'attività aristotelica dell'ultimo Piccolomini, i cui commenti aristotelici e traduzioni escono fra gli anni 60 e 70 del 500. Dunque, i Bargagli, Girolamo e Scipione, membri dell'Accademia degli Intronati a Siena, luogo cruciale nell'ambito dei dibattiti cinquecenteschi intorno alla poetica, affrontano in queste loro opere uno dei generi poetici più in voga nel Rinascimento, l'impresa, creazione poetica basata sulla corretta proporzione tra un corpo, l'immagine, e un'anima, la parola. Girolamo Bargagli definisce l'impresa come una mutola, cioè muta comparazione dello stato e del pensiero di colui che la porta, dove il termine comparazione è ovviamente ricavato dal lessico retorico-poetico e significa similitudine, quindi è un termine tecnico del lessico retorico. Il collegamento tra impresa e ambito dei cosiddetti tropi, che nella trattazione aristotelica include la metafora, diventa esplicito nel Trattato di Scipione, che discute in dettaglio proprio la teoria aristotelica della metafora. Ne abbiamo sentito parlare di striscio stamani nella bellissima relazione del professor Paduano. Ecco, Bargagli, Scipione, torna alla teoria aristotelica della metafora, specificamente nell'interpretazione che ne aveva offerto il collega accademico intronato Alessandro Piccolomini, con due lunghe digressioni estremamente interessanti, una a margine della parafrase della retorica aristotelica, uscita appunto dagli anni 60, e poi di nuovo nelle annotazioni alla poetica aristotelica, uscite nel 75, insieme alla traduzione del testo, che era già uscito, diciamo, come volume autonomo nel 1572. Quindi, riferendosi al lavoro ecdotico di Piccolomini, Bargagli propone la distinzione tra uso proprio delle parole ed uso metaforico, sostenendo proprio con Piccolomini che l'uso metaforico è da preferire in quanto, in virtù delle analogie sulle quali si fonda, offre un surplus di significato. Ecco, quella pericolosità della metafora cui il professor Paduano si riferiva stamani inizia ad emergere già qui. Il procedimento intellettuale alla base della metafora è lo stesso di quello che anima la similitudine e quindi, afferma Bargagli, anche l'impresa. Quindi similitudine, metafora, impresa, considerate come figure complanari. Ora, riferimenti specifici alla discussione piccolominiana della metafora come premessa alla teoria dell'impresa, che viene esposta da Bargagli, emergono in varie sezioni del Trattato delle Imprese. Piccolomini è per esempio menzionato ogni volta che Bargagli parla dell'abilità di individuare analogie tra gli oggetti, un'abilità che, secondo Piccolomini, citato pressoché alla lettera da Bargagli, dovrebbe essere condivisa da poeti e filosofi. Infatti, solo coloro che sono capaci di individuare somiglianze tra le cose del mondo saranno nella condizione di creare tropi efficaci, ovvero di produrre e diffondere conoscenza. Il procedimento ovviamente ha due facce, coinvolge tanto la messa a punto delle figure, metafore, similitudini, imprese, quanto la ricezione delle figure stesse. Da un lato il produttore del tropo esercita una funzione attiva nello scovare e dar voce alle analogie sulle quali è basato il tropo stesso. Dall'altro lato, il destinatario, cioè colui che riceve, il lettore, il pubblico, ha una funzione attiva a livello interpretativo, nella decodificazione del tropo, procedimento dal quale, e di nuovo qui ovviamente l'eco aristotelica è molto forte, il lettore, il pubblico, prova piacere, no? Questa è la dinamica del piacere insita nel meccanismo aristotelico della mimesis. Il creatore delle imprese deve pertanto possedere la stessa capacità di scorgere connessioni tra le cose del mondo che è richiesta al creatore di metafore. Capacità che, come Bargagli sottolinea altrove, sempre parafrasando Piccolomini, non è una competenza che si possa imparare, ma nasce dall'uso che ciascuno sa fare del proprio intelletto. Nei suoi commenti alla retorica e alla poetica, Piccolomini aveva sviluppato la discussione aristotelica dell'imitazione, della mimesis, suggerendo che proprio questo procedimento imitativo ha un ruolo cruciale nel modo in cui si acquisisce e si diffonde conoscenza.
Tra questi procedimenti, la metafora è di particolare importanza perché, appunto, secondo Piccolomini, è uno strumento preziosissimo per produrre conoscenza. Opponendo l'uso comune, le parole proprie, all'uso figurato, le parole non proprie, Piccolomini considera la metafora come il primo strumento della scrittura poetica, un trasportamento, quindi troppo letteralmente, di una parola dal suo luogo originale ad un luogo non usuale. La metafora si costruisce sulla relazione analogica, ecco di nuovo il concetto di proporzione, tra i termini che essa stessa coinvolge. Come Piccolomini sottolinea nelle sue annotazioni alla poetica aristotelica, l'acutezza dell'intelletto è cruciale per la elaborazione di metafore efficaci. Piccolomini parla di argutezza, chiaramente una parola carica di significato già nel secondo Cinquecento e lo sarà ancora di più nei decenni successivi, soprattutto quando poi valichiamo i confini dell'età barocca. Solo gli intelletti acuti sono capaci di individuare le somiglianze, le analogie tra le cose. Al cuore della riflessione piccolominiana sta pertanto la priorità di quella che lui definisce come indagine filosofica, risorsa indispensabile per la scrittura poetica e più specificamente per la creazione di metafore. Il miglior creatore di metafore è quindi proprio il filosofo. Cito da Piccolomini, siccome tra tutte le arti e tra tutte le professioni non è alcuna che di nobiltà avanzi quella del filosofo, come che le cose del mondo tutte abbia per sua materia, e che neanche alla civile, che è l'architettonica di tutte le altre, si può dire che sia veramente sottoposta, così parimente, conoscendo ella meglio di tutte le altre le convenienze che hanno tutte le cose tra di loro insieme, le analogie, può per conseguente, meglio dell'altre, trovare e formare metafore tali che di bontà e d'artificio tutte le altre avanzino. Queste sono parole dal commento a Poetica 1457b, 26-27, e fanno eco alla traduzione piccolominiana del già citato passo su poesia, storia e filosofia, no? Il Dio kai philosophoteron, kai spudaioteron, poiesis historias estin. Ora, nella sua traduzione, Piccolomini afferma esplicitamente che la poesia non è semplicemente più filosofica della storia, come per esempio in Vettori, che fra l'altro nel suo commento offre una disamina puntuale dell'uso attributivo del termine philosophus, philosopha, philosophum, quindi insiste sul fatto che il greco ha un aggettivo lì. Ecco, Piccolomini opta per una soluzione diversa. Ci dice che la poesia è cosa più degna di filosofo, non semplicemente cosa più filosofica, e che maggior studio e considerazione ricerca che non fa l'istoria. Ora, questa traduzione, che forza leggermente il testo, riferendo al sostantivo filosofo quello che sarebbe più propriamente un attributo, cioè filosofico, è in realtà coerente con molte letture rinascimentali di un altro passo della poetica, che è il 1455 a 33-34, un passo che presenta una situazione testuale al contempo problematica ed estremamente interessante, e lo leggerò inizialmente nella traduzione di Piccolomini. Et in quante più cose sia possibile, dee chi compone alle medesime forme che ad esprimer sanno, figurare e quasi commuover se stesso, un passo in realtà estremamente celebre pure questo, essendo dalla stessa natura accomodati a persuader coloro che nei medesimi affetti sono. Importante anche per Dedicalute che poi ha nella tradizione oraziana in risposta a quella aristotelica, il si vis me flere, eccetera, eccetera. Continuo con Piccolomini, e per questo agevolmente stimola chi è veramente stimolato e a dire e commuove chi si trova acceso d'ira. Laonde la poesia, e arrivo qui al nocciolo della questione, è molto propria o di trattabili ed acuti ingegni o d'animi per furore astratti, posciachè gli uni di costoro sono ben atti a ricevere qualsivoglia forma e gli altri sono di natura investigativi e accomodati all'invenzione. Dopo aver affermato che la poesia è molto propria o di trattabili ed acuti ingegni o d'animi per furore astratti, la traduzione di Piccolomini rivela le conseguenze di una scelta molto significativa in termini di edizione del testo greco. Posciachè gli uni di costoro son ben atti a ricevere qualsivoglia forma, traduce il greco oi men euplastoi. Mentre gli altri son di natura investigativi accomodati all'invenzione, traduce la lezione
Oide exetastikoi, che Piccolomini trova nelle edizioni del testo greco e che, a norma di stemma, appartiene al ramo pi greco nella tradizione manoscritta della poetica. Proietterò rapidamente lo schema dello stemma codicum fra un attimo. Ora, questa lezione è in realtà una variante normalmente liquidata come erronea nelle edizioni moderne, e diciamo con tutta legittimità, rispetto appunto a quella comunemente letta nel testo della poetica, che è extatikoi, che significa inclini a raggiungere stati di estasi, e che trova appunto attestazione in un ramo dello stemma che è rappresentato dal manoscritto siglato B. Il testo che voi vedete in basso nella slide è il testo, diciamo, comunemente accettato che leggiamo oggi nelle edizioni della poetica, dove appunto abbiamo euplastoi e extatikoi. Io ho avuto a portata di mano nei giorni passati la traduzione di Pesce, dove appunto abbiamo versatili contro gli estatici, che è ben diverso da essere investigativi e accomodati all'invenzione. In quest'altra slide ho ripreso lo stemma Codicum da una delle edizioni più recenti, comunque lo stemma a questo punto è abbastanza stabile, e in ogni caso mi serve solo per mostrare che entrambe le lezioni esistono, no? Cioè sono presenti nella tradizione testuale. Appunto, il ramo pi greco è compatto nel presentare il testo exetastikoi, mentre il manoscritto B presenta extatikoi. Un'eccezione al fatto che nel periodo rinascimentale la lezione privilegiata è appunto exetastikoi, cioè quella che anche Piccolomini segue, è quella di Alessandro Pazzi. Nell'edizione latina del 1536 mostra chiaramente di aver tradotto non exetastikoi, ma extatikoi, che era tra l'altro una lezione disponibile a lui in quanto il manoscritto biomanoscritto accessibile a Pazzi e agli intellettuali che si muovono intorno a lui. Ora, questa traduzione, che quindi è quella vicina alla traduzione moderna, infatti a mente abstrahuntur è una resa di extatikoi, i cosiddetti estatici, fu contestata da Robortello. Ora, Robortello segue la traduzione latina di Alessandro Pazzi. In questo punto specifico, pur accogliendo a testo la traduzione di Pazzi, si sente in dovere di contestarla. Non mi soffermo sul passo in dettaglio per ragioni di tempo, ma insomma, Robortello spiega che appunto Pazzi qui si è sbagliato e che la lezione da accettare sarebbe piuttosto l'altra, appunto, extatikoi, e quindi, scusate, exetastikoi, e quindi l'idea di menti inquisitive, menti abili a sviluppare l'indagine filosofica, no? Ovvero, con Robortello, illivero ad inquirendum et indagandum, che è esattamente la stessa cosa che poi troviamo anche in Piccolomini. Similmente, Vettori fa lo stesso, anche lui accetta a testo exetastikoi e lo traduce con hi autem facti sunt ad inquirendum. Più complesso, come al solito, e ovviamente anche molto idiosincratico, è il caso di Castelvetro. Perché Castelvetro rifiuta l'idea che un poeta possa essere furioso, questo diciamo lo sappiamo a prescindere dal passo specifico, traduce l'intero periodo aristotelico come segue, lo vedete sottolineato in rosso nel volgarizzamento. Per la qualcosa la poetica è da persona fornita di buona natura e non da furiosa. Qui c'è un'altra questione testuale sulla quale Castelvetro interviene, forzando il testo. Perciò che di questi alcuni sono trasmutabili e alcuni investigativi. Ed il commento, che trovate nella parte destra della slide, specifica: seguita che la poesia sia trovamento ed esercitamento della persona ingegnosa e non della furiosa, come dicevano alcuni,
Non essendo il furioso atto a trasformarsi in varie passioni, né sollecito investigatore di quello che si facciano e dicano i passionati. E a ulteriore sostegno della sua lettura, Castelvetro aggiunge anche che a suo avviso c'è un altro errore nel testo, è la sezione che vedete sottolineata in giallo, ma è da porre mente che al parer mio ha errore nel testo, perciò che E manicù vuole essere scritto U manicù, né è meraviglia che di U si sia fatto E da coloro i quali avevano già bevuta, il tono sarcastico di Castelvetro è sempre impagabile, quella opinione del furore poetico, la quale fu introdotta nelle menti degli uomini per quella via per la quale dicemmo di sopra, ed è qui con questo argomento riprovata da Aristotele. Quindi in qualche modo Castelvetro tira acqua al suo mulino di un'interpretazione contraria all'idea di furore poetico. Ora, a margine di questi episodi cinquecenteschi di ecdotica aristotelica, sui quali si gioca la partita del furore poetico in parte, ricordo che il dibattito sulla variante exetasticoi, extaticoi, quindi inquisitivi, filosofici contro estatici, non si è spento con il Rinascimento. Messa a testo da Valen nel 1885, ampiamente discussa e respinta anche nel commento di Goodman della Poetica del 1934. Ma tornando a Piccolomini, la scelta della variante exetasticoi, quindi gli inquisitivi adatti all'investigazione, investigativi, sottolinea la competenza filosofica degli acuti ingegni, che proprio come i filosofi sono di natura investigativi e accomodati all'invenzione. Tale affermazione, coerente con la riflessione piccolominiana sulla poesia che Piccolomini sviluppa nel corso della sua vita anche in altre opere, evidenzia la priorità del filosofo sul poeta, o perlomeno sostiene che il poeta, per essere poeta, debba anche essere filosofo, in questa chiave però, appunto, che ho descritto finora. Inoltre, la posizione di Piccolomini chiarisce in che senso la poesia, o meglio il linguaggio poetico nelle sue molte forme, incluso il discorso metaforico, possa essere a tutti gli effetti intesa come uno strumento di conoscenza, tanto in fase creativa quanto in fase di ricezione. Il rifiuto del furor come condizione del fare poesia trova un ulteriore riscontro in un altro nodo testuale della poetica, che incoda, e mi avvio a concludere, vorrei riproporre non tanto perché i due passi siano in diretto collegamento, ma perché la gestione di una crux nel brano che vado ad illustrare è anch'essa indicativa di una concezione della poesia che tende a ridimensionare il ruolo di ciò che sfugge alle griglie della ragione e della ragionevolezza, condizione imprescindibile anche nella creazione di metafore, per le quali uno come Piccolomini considera decisiva l'acutezza dell'ingegno, purché entro i limiti della convenienza. E ci riavviciniamo di nuovo ad un nodo toccato anch'esso stamattina dal professor Paduano, la questione appunto dell'irrazionale, il rapporto fra irrazionale e metafora. La metafora come lo strumento poetico che per eccellenza in qualche modo forza i limiti della ragionevolezza e della convenienza. Il passo in questione è Poetica 1460 a 1213. Celeberrimo anche questo, è quello in cui Aristotele affronta il tema del meraviglioso, affiancandolo, come si legge nelle edizioni moderne, all'irrazionale, no? Leggo dalla traduzione di Pesce: se è vero che nella tragedia si debba produrre il meraviglioso, tota omaston, nell'epopea è possibile rappresentare perfino l'irrazionale, da cui soprattutto deriva il meraviglioso. Per il fatto che nell'epopea le persone che agiscono non si vedono, eccetera, eccetera. In altre parole, mentre la scena impedisce di mostrare l'irrazionale in modo convincente, perché questo, diciamo, diventerebbe ridicolo, la narrazione epica, in cui la visualizzazione della storia è demandata alla fantasia del pubblico, può ricorrere all'irrazionale per produrre meraviglia. Questa è l'interpretazione standard di questo passo, sulla quale poi si potrebbe avviare tutta un'altra discussione, ma la lascio da parte. Ora, come molti di voi si ricorderanno, la lezione to halogon è una emendazione open geni di vettori, che sulla base dell'occorrenza dello stesso termine nel prosieguo del passo, quando appunto Aristotele parla degli aloga, no, le cose irrazionali narrate nell'Odissea, corregge in to halogon quello che è normalmente considerato l'errore d'archetipo analogon. Questo è la lezione, analogon è ciò che si legge in modo estremamente compatto nella tradizione testuale della poetica. Una lezione di difficile interpretazione,
che dava adito prima e dopo vettori a soluzioni traduttive tutt'altro che cristalline. E ne ho riportate qui solamente tre, puro diciamo scopo esemplificativo. Pazzi e Robortello con Pazzi introducono appunto quest'idea del videlicet proporzione che Piccolomini riprende. Conviene dunque alla tragedia il far nascere ammirazione, ma molto più data la proporzione dell'altre qualità, questa è un'aggiunta che Piccolomini si sente di dover fare per provare a chiarire il testo, si può far ciò nell'epopeia. Castelvetro ha dunque si deve nelle tragedie fare la maraviglia, ma più è licita nell'epopea la proporzione, che diventa proporzionevolmente nell'edizione del 76, la onde avviene massimamente la maraviglia per non aversi riguardo alla persona posta in atto. Insomma, qui c'è un problema. L'unico che riesce a risolverlo in modo funzionale e comprensibile è Vettori, che propone la correzione che poi è accolta dai filologi moderni, mette a testo Alogon e traduce di conseguenza, distinguendo per primo, e quindi Vettori lo fa in modo chiaro per primo, tra to taumaston, admirabile, e to alogon, ovvero quod ratione caret. O portet quidem igitur in tragedis facere admirabile, magis autem contingit in epopeia quod ratione caret. E poi la motivazione ovviamente viene spiegata. Fra l'altro ci sono due bellissime pagine in cui Vettori spiega il perché di questo intervento e lo giustifica sia dal punto di vista testuale, in modo estremamente preciso, e anche dal punto di vista contenutistico, proprio facendo riferimento a ciò che viene dopo. Ora, la breve disamina che ho svolto, estremamente selettiva e suscettibile di integrazioni, mostra che la distinzione preziosa per noi lettori moderni tra meraviglioso e irrazionale è una conquista, tutto sommato tarda, della filologia umanistica, merito dell'acume interpretativo di Pietro Vettori. Un'acutezza dell'ingegno filologico, in questo caso, o argutezza, per dirla con Piccolomini, che per una curiosa coincidenza coglie analogie testuali, interne appunto al testo, al fine di emendare una lezione analogon che dell'analogia porta persino il marchio etimologico. Ora, facili ironie a parte, le vicende ecdotiche traduttive di Poetica 1460 a 1213, come quelle del passo analizzato in precedenza, ci invitano, credo, a riflettere sul fatto che anche un minimo dettaglio lessicale e scelte più o meno consapevoli possano portare con sé una visione del fatto poetico ben diversa da quella cui le letture moderne del trattato aristotelico ci hanno abituato. Quindi appunto si tratta di due casi minimi, se volete, ma che credo ci danno veramente il senso di quanto scelte specifiche portino con sé visioni del fatto poetico ben diverse da quelle che solitamente accostiamo ad un testo come la Poetica aristotelica. E vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a te, Eugenio, per questa bellissima relazione, esattamente proprio nello spirito del convegno, vedere proprio come differenti traduzioni portino differenti interpretazioni, qui addirittura proprio su partiamo ancora prima, proprio da scelte filologiche fondamentali nell'interpretazione del testo. Passiamo subito a Giancarlo Alfano, che insegna letteratura italiana all'Università di Napoli Federico II. I suoi interessi di ricerca riguardano, tra le altre cose, Boccaccio, la cultura del Rinascimento, l'umorismo, la letteratura del Novecento. Tra le sue pubblicazioni ricordo Gli effetti della guerra, Suor Cinus Orca di Stefano D'Arrigo, Dioniso e Tiziano, la rappresentazione dei simili nel Cinquecento tra decorum e sistema dei generi, e l'umorismo letterario, una lunga storia europea, secoli XIV-XX. Di recente ha curato con Francesco De Cristoforo i quattro volumi Il romanzo in Italia. Oggi lo ascoltiamo per una relazione dal titolo Che cosa vuol dire come noi? L'interpretazione cinquecentesca di Poetica 1448 a 1. A te la parola, Giancarlo. Grazie. Ecco, grazie, spero che si veda già lo schermo condiviso. E,
Quanto intendo presentarvi va piuttosto nella linea dell'intervento di fine che abbiamo appena ascoltato e mi auguro di poter in qualche modo integrarmi con lui per poi, semmai, la discussione successiva. Dunque, il passaggio che mi interessa si articola intorno a questa parola, concetto, homoion, ve lo riporto in italiano velocemente, siccome gli imitatori imitano persone che agiscono, queste persone possono essere o nobili o ignobili, pertanto vado sul rosso, pertanto costoro imiteranno o uomini migliori di noi o peggio di noi o come noi. Dunque, nel passaggio sull'oggetto della imitazione, Aristotele presenta dapprima la centralità dell'azione, Anthropus Pratuntas, e poi distingue in un primo momento tra nobile e ignobili, dopodiché distingue invece, tripartisce la distinzione tra migliori, peggiori o come noi. Il passaggio è stato variamente interpretato, così per semplificare, sono anch'io utilizzo, diciamo, la discussione novecentesca, secondo novecentesca sul testo di Aristotele. Geraldes si è posto il problema di what is the status of the third class of objects, to iutoi or homoioi, e dopodiché Geraldels, in un modo che vedremo essere piuttosto tipico nel modo in cui è stato affrontato il testo aristotelico, associa i migliori e i peggiori e li sussume nella categoria dei men acting, cosicché conclude dicendo che tra Pratontas significherebbe piuttosto che rappresentano men in action, invece men of action. Questa traduzione inglese non idiosincratica, ma io direi che invece si può ricondurre a una discussione plurisecolare e che ha non poche ricadute sullo stesso statuto della mimesis, ma vedremo tra poco. Salto questo passaggio, chiarendo che quando Aristotele distingue tra rappresentare i migliori, i peggiori o quelli come noi, katemas è il testo greco, fa una similitudine utilizzando un riferimento alla pittura e dicendo appunto che esistono i coloro polignoto, i pittori che come polignoto rappresentano i migliori, pausone quelli che rappresentano i peggiori e poi invece dioniso coloro che rappresentano quelli come noi. Nella opposizione dunque tra tragedia e commedia c'è, dice Carlo Gallavotti, prendendo una strada diversa, io direi opposta rispetto a quella di Geraldels, c'è un terzo genere, quello realistico, dice Gallavotti, nel senso che i personaggi hanno dimensioni umane e non idealizzate né volte al ridicolo. E poi aggiunge Gallavotti, questo lascia presagire una capacità di Aristotele di insomma, sintonizzarsi su quanto sarebbe accaduto con la commedia successiva, ma ovviamente questo è assai discutibile. Però mi interessa invece osservare che questa classificazione, continua Gallavotti, risponde a un criterio generale della teoresia aristotelica e propriamente dell'etica, cioè quella di individuare una mesotes. Ora, Gallavotti ha probabilmente qui colto davvero un aspetto centrale che proverò a mostrarvi tra un istante, e cioè la presenza di categorie che provengono dall'etica nella concezione della sua poetica. La questione è evidentemente una interpretazione degli ete e non dei pate, cioè non la centralità delle passioni, su cui invece, come è noto, Aristotele poi incentra una gran parte della sua riflessione, non soltanto della tragedia, ma è invece il problema dei caratteri dei personaggi, la loro identità, la chiamerei psicosociale. E in questo modo, nella teoria dell'azione, che è diciamo, il centro poi della poetica in quanto riflessione sul mutos, la teoria dell'azione di Aristotele sono i personaggi a orientare la fabula e non l'inverso. Ma se i personaggi sono appunto costituiti secondo quei principi morali a cui accennava Gallavotti, una teoria del racconto, la teoria del racconto aristotelica, sembrerebbe potersi interpretare come una teoria morale.
Vedremo adesso la questione come venne affrontata nel 500. Anch'io farò riferimento alle traduzioni e commenti 500 in realtà sono tutti quelli latini. Le questioni rispetto alla interpretazione di Homoion erano due: quale stile e quale genere potevano essere adeguati a rappresentare quelli come noi? E inoltre, come si rappresentano quelli come noi intesi come i contemporanei? Cioè, da una parte il problema era, se ragioniamo nei termini del decorum, di un adeguamento di stile e una identificazione del genere letterario adeguato a rappresentare quelli come noi, cioè quelli intermedi che non sono né massimamente degni né vili. Ma anche l'altra possibilità di rappresentare quelli come noi, cioè appunto i contemporanei. Erano due vie differenti. La prima è evidentemente una via che rientra nell'alveo della morale, il secondo invece, diciamo per semplificare, rientra o sarebbe rientrata nella grande questione di quello che noi chiamiamo il realismo. Quando traduciamo mimesis come realismo, saremmo nel secondo versante. Vediamo come, che cosa accadde, salto questa parte. Ancora Gerald Hels, che giustamente si chiese: The characters are to be like, but like what? E ci sono due possibili risposte. Devono essere come assimilabili dunque ai prototipi mitici, così come presentati dalla tradizione, e tra poco torneremo esattamente su questo aspetto, oppure devono essere come gli uomini in generale. Come gli uomini in generale. La prima interpretazione è presente nella tradizione peripatetica successiva, per esempio poi è ripresa in Orazio, Io Tristis, Medea Ferox, eccetera. Ma nonostante questo concetto di fedeltà alla tradizione letteraria sia incontestabilmente peripatetico, dice, afferma Hels, non c'è un reale punto di riferimento possibile nella lettura della poetica. Dunque, dice Hels, bisognerebbe pensare a interpretare Homoion come uomini in generale. Dall'altra parte, continuo e poi abbandono Gerald Hels, sia dal punto di vista generale, ideologico, sia da quello specifico, terminologico. Dunque, Homoion, qui in questo passaggio, nella prima occorrenza del termine, dovrebbe significare come noi. Come affrontarono nel Cinquecento i commentatori così arguti, Vettori è un esempio indiscutibile di grandezza filologica, ma anche poi così attenti al fatto di teoria e letteratura, e Castelvetro e Piccolomini sono un esempio altrettanto grande. Io appunto mi soffermerò soltanto sui testi latini, partendo da Roboltello, dal commento del 48, dove commentando appunto il passaggio afferma che necesse esse. È necessario dunque che ut imitentur aut bonus aut malus. Dunque, la prima contrapposizione che Robortello propone è quella diciamo, dell'ottica etica. E pertanto condanna Alessandro De Pazzi per aver omesso il catemasso, il testo greco. Dopodiché, però, torna sulla questione della contemporaneità, dunque di nuovo ut nos. Secondo la traduzione latina andrebbe inteso imitantur aut praestantiores quam etate nostre vivunt, aut eos qui instar sunt nostri, et qui tales sunt, quales qui nostra etate vivunt. Anche Robortello nel 48, così come sarebbe accaduto a Gerald Hels nel pieno Novecento, coglie una compresenza tra polarità morale da un lato, aut bonus, aut malus, e necessità di un riferimento alla contemporaneità. So di usare una parola molto contestabile con contemporaneità, mi auguro che mano a mano sia chiaro perché uso un termine forse generico, ma credo utile per capirci. Continua Robortello discutendo il parallelo pittorico proposto da Aristotele, poi ignoto dunque rappresenta i prestantiores. Chi sono i prestantiores? O sono gli eroi, scusate, è quasi invisibile eroes, oppure sono i santi. Quindi, diciamo, secondo quell'idea che poi sarebbe tipicamente seicentesca degli eroi del
del cristianesimo, del cattolicesimo per l'area italiana. Per cui coloro che ritraggono i santi nella rappresentazione dei santi, i pittori che fanno questo si comportano in un modo analogo a quel che Aristotele dice aver fatto Poligno. E poi però, di nuovo, parlando degli eroi, parlando dei santi, poi dice altri giustamente, oh, scusate, altri giustamente rappresentano quelle cose che si possono riportare all'uso della propria età, come l'abito delle persone, la veste, l'armatura, la cintura, il modo di addobbare i cavalli. Quindi, ancora una volta, anche prendendo come riferimento i prestantiores, e quindi gli eroi, i cavalieri, i duci o i santi, e tuttavia però questa necessità di ricondurre la rappresentazione a communis quidam aetate sue. Usus, in communis usus. Ecco, chi frequenta, e qua moltissimi tra noi, frequenta la trattatistica cinquecentesca, sa che appunto l'uso comune è davvero un architrave concettuale di quel secolo. E dunque il problema per Robortello evidentemente non è solo erudito, ma la necessità per lui è quella di tenere insieme o muoversi contemporaneamente sul versante della riflessione tipologico-morale e quella invece della, uso questo termine, più preciso, della convenzionalità dell'arte. E questo introduce quello che sarebbe diventato il problema del realismo. La cosa che mi sembra particolarmente interessante di Robortello, che non si trova negli altri commentatori latini, è che Robortello, come scrivo lì, generalizza il parallelo con la pittura a ogni classe di opera. Di opere. Pertanto, per esempio, dice: metrica epopea imitatur et prestantes et tusca temas et caeus. Per cui, ogni genere, per ogni genere, si può ripetere la distinzione tra Polignoto, Pausone e Dioniso. Per cui vedete che negli oggetti dell'epopea saranno i prestantes, i similes e i viles. Quindi diventa per Robortello questa tripartizione uno strumento per interpretare la varietà dei singoli generi. Esiste un'epopea alta, un'epopea media e un'epopea bassa. Questo però, se dunque individua uno spazio specifico per i generi, quelli che noi chiamiamo i generi letterari, al tempo stesso, questo è dovuto al fatto che le due tradizioni aristotelica e oraziana, come spiegò a suo tempo Marvin Herrick, tendono a una fusione terminologica e concettuale, ebbene, è attento anche alle tradizioni. E quindi, to homoion, igitur, deducitur, ex fama iam confirmata, et opinione ab hominibus recepta. Quindi, ancora una volta, esser simile potrà essere anche applicato per singolo genere, il genere narrativo, dunque l'epopea, il genere teatrale, e dunque commedia, tragedia, e terzo genere, non è ben chiaro Bortello che cosa pensi, anche se poi aggiunge un trattatello di satira, ma in ogni caso, anche quando si pensi in chiave di classificazione degli oggetti, poi però la trattazione, la rappresentazione degli oggetti, che sarebbero sempre gli uomini in azione, deve rifarsi alla fama confermata, all'opinione che gli uomini mediamente ne hanno. Dunque, ut nos e nostri si fa sempre a communis opinio. E dunque esiste anche per lui anche una tradizione del contemporaneo, se così si può chiamarla, cioè una possibilità di rappresentare davvero ut nos, cioè qui nostra aetate vivunt. E nel Trattatello de Commedia, che è annesso al termine del commento alla poetica, leggiamo che Homer è imitatio morum, ex fama iam recepta, et communi hominum opinione. Dunque, anche nel caso della commedia, intesa come rappresentazione degli uomini, è difficile dire qui se sono vili o similes,
perché in realtà Robertello va verso i simios, ma in ogni caso la cosa importante è osservare che l'opinione comune è anche per lui decisiva. Dopodiché, credo valga la pena aggiungere questo ultimo elemento per poi abbandonare Robertello, cioè che com'è fatta la communis opinio? Ecco, in fin dei conti, per Robertello è fatta come se l'immagina Orazio. Il problema è che mentre Orazio aveva fatto riferimento esplicito almeno soltanto alle figure, diciamo, come Medea, io, quindi a quelle che non sono rapportabili, ut nos, invece Robertello si pone il problema di che cos'è la verosimiglianza del personaggio applicata a persone ut nos. Come Cremes, persona finta inventata in Terenzio. Viene il vecchio avaro, deve essere quale splerunque senes esse solent. Quindi c'è una tipologia intermedia, il tipo, o come avrebbe detto Galvano della volpe, l'universale empirico astratto, in buona sostanza. Sono come per lo più sono gli anziani. Se Robertello apre da una parte sul versante, cioè coglie una questione morale, bonus aut malus, e dall'altra parte però, accettando la tripartizione tipologica, sviluppa una possibile riflessione di incrocio tra genere letterario e struttura della verosimiglianza, quello che accade con Maggi e poi con Vettori invece sembra andare nettamente verso il predominio della morale. Nonostante nella parafrasi del testo si ponga il problema di come rendere catemas, dunque sono similes o anche vel ut nos, idest, cioè quales sunt saeculi nostri viri, ancora una volta una diciamo, caduta verso il contemporaneo, cioè il contemporaneo all'autore, evidentemente. Tuttavia poi inserisce il concetto di proaeresis, dunque responsabilità della scelta, e schiaccia la serie migliori, peggiori, uguali sulla polarità virtuosi versus viziosi. Dunque, se Robertello opera partendo da aut bonus, aut malus, ma poi sviluppando la tripartizione tipologica, Maggi fa esattamente al contrario. Riconosce esserci la tripartizione che però schiaccia sulla polarità virtuosi, viziosi. E così conclude che le azioni degli uomini sono di due generi soltanto, probe o improbe, per cui tri membri sec omnium partitio, bi membri actionum divisione minime repugnat. Cioè, in verità, dice Maggi, possiamo anche immaginarci che i personaggi siano migliori, peggiori o simili, ma comunque le loro azioni saranno o buone o cattive. Ecco che dunque anche Maggi ovviamente coglie la centralità della teoria dell'azione, la teoria del mutos nella poetica, però reinterpreta la classificazione dei personaggi secondo la modalità delle azioni e in questo modo riconduce un discorso tipologico, chiamiamolo così, a un discorso etico. Bene, salto questa parte, però ricordo soltanto l'importanza, insomma, a tutti quanti nota, della riflessione su colori e linee, dove le linee sono il disegno, sarebbe poi diventato il disegno nel dibattito sulle arti di metà Cinquecento in Italia, contro invece i colori e quindi il decorum. E però, appunto, se i mores rientrano nella parte dei colori, per Maggi, i mores strutturano i personaggi, sono, come dicevo qualche minuto fa, gli ete costruiscono l'azione, e le perturbazioni sanimi, cioè i pate, sono la causa dello scatenamento dell'azione narrativa. E tuttavia sono i mores che, strutturando i personaggi, poi articolano le loro perturbazioni e dunque avviano l'azione. Come spero di aver fatto intendere, Maggi davvero ragiona all'inverso rispetto a Robertello, riconducendo il discorso alla
al nucleo centrale di azioni o buone o cattive, fa sì che i caratteri, i mores dei personaggi, vadano poi letti rispetto all'azione buona o non buona. Per Vettori, che è curatore anche di lezione dell'etica, il problema, benché affrontato in maniera decisamente più raffinata, non è davvero molto diverso. Diciamo, per Vettori non c'è dubbio che non etas, non divitiae, non secunda, adverseres rendono le azioni discrepanti, ma in primis è natura moresque discrepantes, sono il vizio e la virtù, invece. Per cui, ancora una volta, nella riflessione occorrerà vedere se siano migliori rispetto ai nostri tempi, meliores quam nostra aetate sint, si vede deteriores, si vede et talis. Quindi l'essere migliori, peggiori o simili è rispetto a, diciamo, la media dei comportamenti della nostra età. Meliores quam nostra aetate sint, i personaggi, o peggiori o analoghi. Ma di nuovo, ut nos in questo caso diventa una declinazione di specie all'interno di uno stesso genere. E ancora riflettendo sul modo in cui andava interpretato il catemas, vado velocemente per arrivare alla conclusione, insomma, non c'è da stupirsi di questa declinazione, dice Vettori, perché ancora una volta bisogna intendere la tripartizione secondo il punto di riferimento degli uomini del nostro tempo e ancora una volta, quam hodie vulgo sint, virtù e vizi si misurano rispetto alla media contemporanea. Per cui il sistema etico che emerge dalla riflessione di Vettori è appunto quello dell'etica aristotelica, a cui viene ridotto il punto, come dire, in discussione dell'interpretazione del utnos. È ancora il problema che si pone pure per Vettori, è quello della congruenza. Infatti io ritengo che i comportamenti siano simili, qui diversi, alienique, non sunt amoribus eius tempus quo inducuntur. E qui, diciamo, Vettori introduce la necessità, come Robortello aveva notato. Anche Vettori sottolinea la necessità per l'autore, lo scrittore, il poeta, di attenersi all'epoca rispetto alla quale sono introdotte le storie, i personaggi, scusatemi. Per cui se la storia si ambienta nella contemporaneità dovranno essere analoghi, non soltanto nella veste, ma anche nel comportamento, nella struttura comportamentale, moribus, quindi i costumi debbano essere analoghi, per esempio, ai nostri tempi, se ambientato in un'altra epoca, adeguati all'epoca di cui si tratta. Per cui, e vado appunto verso la conclusione, l'analisi di Vettori spiega che altro è essere congruente, quello che gli inglesi abitualmente rendono con l'aggettivo consistent, altro invece è essere simile e like. Essere simile significa appunto appartenere a una tradizione consolidata e l'essere congruente, come si legge nella seconda occorrenza di Homelen, significa coerente con l'insieme della costruzione del personaggio rispetto al racconto nel quale viene introdotto. Salto il problema dello scrupolo che affronta Vettori, e ancora una volta quello che mi sembra emerga dal discorso di Vettori è in che modo si possa conciliare il tipo poetico generale con quello dei singoli generi, il tipo poetico generale, cioè il carattere morale, con quello dei singoli generi. Come può essere migliore l'ethos di un personaggio tragico, se poi deve essere non soltanto coerente e costante, ma anche
simile ut nos. Di nuovo per vettori si apriva questo problema. E davvero concludo, anche in vettori, nonostante l'acume, veramente il genio filologico indiscutibile, falliva il tentativo di contemperare le ragioni del diritto, evidentemente sconfitte rispetto al principio etico, con le priorità etiche dell'impianto interpretativo. E Castelvetro avrebbe rinfacciato lo stesso Aristotele la confusione di categorie tipologiche e categorie etiche, e avrebbe tacciato Aristotele di stoicismo, lo accusa, no? Esplicitamente nel corso del suo commento. Ma questo perché si superasse la pietra d'inciampo della riconduzione di questioni attinenti al verosimile e alla costruzione del racconto a questioni etiche, occorreva che si arrivasse a una formulazione di una diversa definizione di reale. C'era bisogno, come scrivo, di separare i piani del reale psicologico-morale da quelli del reale di finzione, di tenere distinto quello che i teorici nostri, i contemporanei, come dire, sintetizzano nelle due formule del truth in fiction dal truth of fiction, da ciò che accade dentro la rappresentazione invece alla potenza veritativa della finzione stessa. E appunto, come ha spiegato McKeown in un libro, secondo me, straordinario sulla nascita Origins of the Novel, proprio ridiscutendo il rapporto tra questions of truth e questions of moral, come i due ambiti della dimensione veritativa, intesa come verosimiglianza, e dall'altra parte dei problemi di coscienza affrontati o di rinvio a categorie etiche affrontate dalla letteratura, proprio su questa duplice tipologia si sarebbe poi aperta la riflessione della contemporaneità romanzesca, o insomma in generale il dibattito sul realismo. Grazie. E grazie anche a Giancarlo Alfano per questa interessantissima relazione che si lega comunque sia alla precedente e vediamo sempre di più come come dire, si forma una sorta di articolazione tra forma, struttura ed etica nella lettura della poetica di Aristotele a partire proprio dall'interpretazione di alcune parole, di alcune espressioni in cui le traduzioni sono fondamentali. Grazie ancora. E passo adesso la parola ad Andrea Lazzarini, che è premier assistant presso l'Université de Lausanne ed è titolare della fellowship Marco Praloran nella Fondazione Ezio Franceschini. Si è occupato soprattutto di letteratura italiana e dialettale tra 5 e 600, ha pubblicato un'edizione critica della Rosa di Giulio Cesare Cortese e la monografia Pazza cosa sarebbe la poesia. Alessandro Tassoni, lettore del 300 fra barocco e l'età muratoriano. Oggi lo ascoltiamo su Nuove indagini sul Castelvetro, traduttore della poetica. A te la parola. Se stai Ecco, parlando non ora ti. mi sentite? Sì, Sì, ora ti sentiamo. benissimo, perfetto. E vedete anche, benissimo. Allora, ringrazio per questa bellissima occasione e devo dire che anche il mio intervento si inserirà in una linea di continuità, in certi casi anche forse sorprendente, con quanto già detto questa mattina, ma anche da Giancarlo Alfano poc'anzi. Diciamo che appunto questo mio intervento intende dividersi o presentarsi, ecco, come diviso in tre sezioni abbastanza distinte, ma che intendono condurre a un'analisi complessiva di alcune tendenze della traduzione, dell'interpretazione della poetica aristotelica nella poetica d'Aristotele Vulgata Esposta di Ludovico Castelvetro. Io comincerei però con un discorso su Castelvetro, brevemente ricapitolando, anche se mi rendo conto siamo davanti ad esperti in molti casi della materia, alcune questioni legate alla sua esperienza biografica. Come sappiamo, Castelvetro è modenese e nasce attorno al 1500.
505, ed è figlio di uno dei più facoltosi banchieri della città di Giacomo, quindi una persona sicuramente privilegiata nel contesto di una Modena ancora provinciale, ovviamente non città capoluogo di uno stato come sarebbe diventata di lì a una novantina d'anni. Però ecco, attraversata da un particolare fervore. Già dall'inizio del 500, quindi ben prima dell'inizio dei moti riformatori in Germania, ecco, gli studiosi hanno rilevato che Modena era già attraversata da tendenze, diciamo, eterodosse, che anticipavano. Ecco, quanto sarebbe avvenuto nel ventennio successivo. Quindi Castelvetro nasce in un contesto già particolarmente incline a un certo tipo di riflessione religiosa. Gli storici hanno, in particolar modo Mongini, di recente, hanno sottolineato come l'influsso di una persona che fu probabilmente maestro di Castelvetro e di molti altri modenesi dell'epoca, Panfilo Sassi, abbia sicuramente influito nell'avviare, diciamo, questo pensiero che è allo stesso tempo religioso e teorico, da un punto di vista letterario anche e filologico, in Castelvetro. Sempre per ricapitolare con alcune questioni. Per presentare alcune questioni assolutamente centrali nella biografia di Castelvetro e facilitare il prosieguo di questo discorso, dirò che nel 1560 Castelvetro, dopo appunto una ventina d'anni di sospetti che già gravavano sul suo conto, decide di accettare l'invito a presentarsi a processo a Roma ed è processato dall'Inquisizione. Era stato convinto ad avvicinarsi, potremmo dire con le buone, perché era stato quasi assicurato di ricevere un trattamento mite, ma mentre il processo si sta svolgendo, viene scoperto in Castel Sant'Angelo una traduzione, un il volgarizzamento del libricciolo dell'autorità della Chiesa di Filippo Melantone, indubitabilmente assegnabile alla sua mano. Vedremo un autografo di Castelvetro tra poco e diciamo che la sua grafia è particolarmente riconoscibile. Castelvetro, come sappiamo, fuggirà all'estero, fuggirà in Francia e in Svizzera, soprattutto, dove morirà. La biblioteca eterodossa di Castelvetro, beh, ci è data la possibilità di conoscerla, almeno di conoscerne una parte, perché è stata scoperta nel 1825, murata nelle torri di Verdeta, cioè una proprietà della famiglia Castelvetro, e poi Primi, non lontanissimo da Modena, attualmente nel comune di San Prospero, dentro un muro, durante dei rifacimenti, sono stati trovati dei libri, molti libri, che sono stati donati poi alla Biblioteca Estense. E questi libri mostrano come tutta, almeno la maggior parte della biblioteca eretica di Castelvetro avesse a che vedere con opere di diegesi più che di dottrina. Abbiamo latino del Vangelo secondo Matteo, Münster, traduzioni dei Salmi dall'ebraico, oppure di commenti come quello ai Vangeli di Bullinger o appunto quello alle Lettere degli Apostoli e così via. Ecco, ci sono più opere di questo tipo che opere di stretta dottrina. Diciamo che c'è una circolarità operativa per certi versi tra gli interessi eterodossi di Castelvetro e la sua attività di filologo e di commentatore. Quando si interessa di riforma e si interessa di religione, Castelvetro agisce in un modo non dissimile da come fa quando diventa traduttore, ad esempio, della poetica, cioè attraverso traduzioni e attraverso opere di diegesi.
Questa vicinanza è già stata ben evidenziata sin dal primo complessivo discorso sul Castelvetro Traduttore fatto da Werther Romani nel 1966 e da quel momento, diciamo, è compresa quasi come un dato scontato quando si parla di Castelvetro. Nel 1543, quindi 20 anni prima di cominciare ad occuparsi a tempo pieno, direi, della poetica di Aristotele, Castelvetro scrive una lettera a un amico romano, un corrispondente romano, Gasparo Calori, una lettera sulla traduzione. Ecco, su questa lettera credo che convenga soffermarci, perché qui si vedono già bene delle tendenze che saranno poi tipiche della riflessione seriore, ecco, del nostro. Questa lettera ha una sua storia curiosa, viene per la prima volta edita nel Settecento dal Calogerà, non se ne conoscono originali, la conosciamo solo tramite copie, però è un testo cruciale, già molte volte affrontato dagli studiosi. In questo caso l'idolo polemico di Castelvetro e del suo corrispondente Calori è Sebastiano Fausto da Longiano, che si era macchiato di un crimine, cioè quello di aver tradotto male, da quello che capiamo, le epistole di Cicerone in quegli anni. Sarebbero state edite solo l'anno successivo, queste epistole nella versione del Fausto. E diciamo, in questa lettera Castelvetro, adesso leggeremo qualche passo, invita il traduttore a non lasciarsi andare all'ornato, a non perdersi nell'ornato. La traduzione deve mantenere una corrispondenza tra la lettera originale e diciamo ogni singola parola usata nella traduzione. Nel 43, questo forse sarebbe bene tenerlo presente per muovere verso la lettura di questo passo, Castelvetro si stava già dedicando all'opera di commento alle rime di Petrarca, che sappiamo poi essere state edite, appunto le rime col commento di Castelvetro, soltanto dopo la morte dell'autore nel 1582 e sempre in Svizzera. Leggiamo l'inizio, l'esordio di questa lettera che Castelvetro scrive dalla sua tenuta di Staggia nel marzo del 43. Gran differenza ha, secondo il parer mio, tra il vestire di parole un concetto nostro e nudo e il rivestirne uno d'altrui e già stato vestito. Perciò che, oltre che la veste del concetto nostro e nudo non possa mai essere riprovata o per troppo lunga o per troppo corta, rimanendosi egli nella mente nostra altrui invisibile, il che non avviene del già stato vestito, che ristretto dentro da certi limitati apparenti termini e misure per le quali dimostra chiaramente riguardanti il difetto o il superfluo della nuova gonna, chi non vede quanta maggiore fatica si conviene durare in spogliando il già vestito e da capo in rivestendolo? Continuiamo a leggere, con ciò sia cosa che nelle lingue sono alcuni concetti nati e cresciuti così insieme con le parole che in altra lingua non possono trapassare, oppure in altre parole della medesima lingua, e così come ci pare cosa strana vedere una persona che si è andata lungamente in abito, poniamo da cardinale, travestirsi subitamente da soldato, così ci offende il vestire un concetto da alcun autore, d'altre parole o d'altra lingua, oppure della medesima. La parola, cioè la veste, non è un elemento accessorio ma sostanziale, diciamo, nella teoria, diciamo, della traduzione proprio. Simulazioni anche nella stessa lingua distruggono in certo qual modo, secondo Castelvetro, un nesso di senso intrinseco. E vediamo anche come inizia questa lettera, questo è proprio l'esordio, con quel tipico stile di aeretico, se così si può dire, che caratterizza la prosa di Castelvetro anche nel commento alla poetica. Continuiamo a leggere, ma se lascerà da parte stare le parole greche, qui si sta riferendo a chi traduce dal greco al latino, perché diciamo la lettera molto lunga si concentra anche su questo genere di traduzione, ecco, ma se lascerà da parte stare le parole greche, come risponderà egli alla proprietà, alle traslazioni, a numeri, alle figure
e a tante altre virtù delle parole, le quali cose rendono al mio giudizio più malagevole la traslazione che non fanno i concetti medesimi, né però senza biasimo si possono tralasciare, se no ci verrà alcuna volta che vestiremo di parole gravi e traslate, e di certi numeri e figure, quello concetto che nella sua lingua era vestito di leggere e di proprie, e di diversi numeri e figure, il che indisconverrà non altrimenti che se mettessimo indosso ad una giovinetta che andasse vestita di sanguigno e di verde, panni neri e vedovili. Qui notiamo come una parola che anche nella traduzione della poetica Castelvetro avvertirà come troppo greca, cioè metafora, la vediamo già tradotta con la tipica, col tipico termine usato 20 anni dopo, cioè traslazione, e questo indica la parola, né su questo poi ci soffermeremo tra poco. E dopodiché vediamo come c'è questo accenno finale alle giovinette che se ne vanno vestite di sanguigno di verde. È molto facile pensare a verdi pagni sanguigni oscuri o persi di Petrarca, e in effetti andando a controllare, ma non mi soffermerò su questo, nel commento a Castelvetro, si nota come anche in questo punto in realtà Castelvetro sembrerebbe prendersela con Fausto da Longiano, l'implicito accusato, diciamo, di questa lettera. Quindi questo mi parrebbe riconfermare l'idea che già dagli studiosi che questa lettera si riferisca alle traduzioni di Fausto da Longiano. Vediamo già qui forte una interoperatività anche tra i vari ambiti della traduzione castelvetrina. Oltre appunto alla sua riflessione sulla traduzione, sembra qui vivo il commentatore di Petrarca, ad esempio, e sembra già vivo un interesse per questioni che si sarebbero poi ripresentate tempo dopo con la poetica. Reputo dunque, per le ragioni sopradette, che più difficile cosa sia il traslatare che il comporre, e fa differenza dalla maniera del traslatare come interprete a quella del traslatare come autore. Ne m'accordo con coloro che, lasciate le parole, attendono al senso solo, e men con quegli altri che, lasciata una parte del senso, un'altra ve ne ripongono in suo luogo. Insomma, qui Castelvetro ripropone e elabora una distinzione, quella tra oratore e interpres, che mi era stata appunto proposta da Cicerone nel famoso trattato De Optimo Genere Oratorum, e che in questo caso Castelvetro rigioca al contrario, cioè è superiore all'orator, cioè quello che adatta il testo, che traduce letterariamente, è superiore l'interpres, che è l'unico solo e vero traduttore, quello che traduce minuziosamente. Vedremo come questo nella poetica si ribalterà per certi versi, o meglio, l'idea rimarrà la stessa, ma con risultati paradossali. Noi abbiamo tre testimoni della poetica, tre principali, alla quale si aggiunge una prima versione parziale, sempre conservata così come il manoscritto alla Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, e diciamo questo manoscritto e le due stampe testimoniano un processo di elaborazione durato decenni, direi, che non si è praticamente concluso neanche con la morte di Castelvetro, perché anche il fratello interverrà pesantemente per correggere alcuni punti dell'ultima versione, quella stampata nel 1576, e includerà peraltro in questo rimaneggiamento anche commenti fatti dal fratello defunto sulla stampa delle appunto. Lo scritto in realtà sembra già pronto per la stampa, e qui vediamo come addirittura forse Castelvetro si sia divertito a disegnare la propria impresa, appunto la famosa civetta, ed è stato concluso a Lione, sopra il Rodano, nel gennaio del 1567. L'opera si proponeva già qui come quasi identica a quella andata in stampa. Ci sono significative modifiche che sono anche state studiate, soprattutto da Valentina Grovaz, ma diciamo che l'opera è qui nel complesso. Questo testo è importante perché, a differenza della poetica andata a stampa, riporta le fonti a margine, e dopo vedremo un caso in cui questo è cruciale.
Allora, il metodo di traduzione di Castelvetro è in questo caso dimostrato e spiegato nella dedicatoria all'imperatore Massimiliano II. Io, senza tralasciare punto, questa siamo nell'edizione del 1570, io senza tralasciare punto la dichiarazione delle parole, e specialmente di quelle che non mi sono parute essere state convenevolmente dagli altri dichiarate, e senza risparmiare l'autorità degli altri scrittori per far intendere le storie e le vere favole, e le altre cose oscure scritte da Aristotele, quando ho giudicato far bisogno, ho tentato, e forse con più ardore d'animo che con felicità d'effetto, di far manifesta l'arte poetica, non solamente mostrando e aprendo quello che è stato lasciato scritto in queste poche carte da quel sommo filosofo, ma quello ancora che doveva o poteva essere scritto. Qui mi interessa soffermarmi su questo concetto, quello di senza risparmiare l'autorità degli altri scrittori. Vedremo come questo abbia una rilevanza, ecco, nelle modalità di traduzione e di interpretazione di Castelvetro, forse addirittura superiore a quanto solitamente detto. Senza che io ho giudicato che questa fosse opportunità convenevole e da non tralasciare, da fare una volta esperienza, il che da niuno, fino a qui, non pare che sia stato tentato, se fosse possibile che con le voci proprie e naturali di questa lingua si potessero fare vedere e palesare altri concetti della mente nostra, che d'amore di cose leggere e popolari, e si potesse ragionare e trattare d'arti di dottrine e di cose gravi e nobili senza buttare e contaminare la purità sua con l'ammondizia delle voci barbare scolastiche e senza variare e alterare la semplicità sua con la mistura delle voci greche e latine quando la necessità non ci costringa a far ciò. Qui si ripropongono alcune idee che erano già attive 20 anni prima nella lettera del Calori, quella dell'adattamento delle voci troppo greche, troppo barbare o scolastiche e un potenziamento, diciamo, dell'uso della lingua italiana non solo per cose leggere e popolari, come dice Castelvetro, non solo per parlare di amore, ma per parlare di scienza, per così dire. Uno dei, questi sono degli esempi tratti da Riccardo Tesi, dal volume di Riccardo Tesi sulle traduzioni, sui vulgarizzamenti di Aristotele nel Cinquecento, ma rendono bene l'idea, laddove altri interpreti, qui vediamo segni piccolomini, scelgono di tradurre con parole che sembrano meno italiane a Castelvetro, evidentemente, come ad esempio Istrione che rende Hippocrites, Castelvetro sceglie contrafacitore, coi foroi diventa portatrici delle funerali offerte. A metafora, come abbiamo visto, Castelvetro preferisce traslazione, peripezia, mutazione. Insomma, i grecismi, e questa è una cosa che è già stata molto spesso notata, sono mantenuti solo quando particolarmente entrati nell'uso quotidiano, diciamo, del dibattito poetico, come ad esempio episodio o episodiare o parole di questo tipo. Ma per il resto Castelvetro preferisce italianizzare, volgarizzare in senso pieno. Castelvetro, e questo va detto, riscrive la poetica di Aristotele e si insinua nelle aporie, nei passi più complessi e li usa quasi a proprio vantaggio per fare una propria poetica, che è poi quella che diventa forse la principale vulgata della teoria aristotelica a partire dal tardo Cinquecento. Come forse sapete, anche la questione delle tre unità, quella di tempo, di luogo e di azione, è in vero una invenzione più che altro castelvetrina per quanto riguarda la sua prescrittività. Ma di far emergere la dentro eccessivamente oscuro e non compiuto. Una delle altre grandi idee forti di Castelvetro è che il destinatario del messaggio poetico è il vulgo. E quindi quelli che poi sarebbero stati chiamati gli idioti, il popolo comune. E la questione del verosimile prende una piega, diciamo, diversa forse rispetto che in altri contesti di interpretazione anche precedente, e cioè diventa una sorta di punto d'incontro fra poetica e retorica. Il verosimile è ciò che persuade il pubblico, e il pubblico composto da persone semplici.
Quindi la poesia deve convincere, ecco, questo è un altro dei grandi messaggi forti di Castelvetro, senza parlare magari di altre questioni anche più importanti, come ad esempio la distinzione fra poesia e storia, che viene interpretata da Castelvetro in un modo molto peculiare, ma di questo un'altra volta. Ecco, riprenderei il discorso iniziato da Giancarlo Alfano, sul passo, passo molto frequentato oggi, anche citato da Daniele Guastini, cioè 1448a, la questione della delimitazione pittorica confrontata con quella poetica e con quei tre esempi di Pausone, Polignoto e Dionisio. Castelvetro, quasi forse polemicamente rispetto ad altre interpretazioni, come forse anche quella di Roboltello, tende a precisare che il paragone con i tre pittori non è perfettamente in linea con le necessità mimetiche della poesia, perché i confronti tra l'operato dei poeti e quello dei pittori è fuorviante. La pittura eccelle infatti laddove la poesia pecca, cioè nella resa delle cose per come sono e non per come dovrebbero essere. Il verosimile, diciamo, non esiste in pittura, secondo delle teorie che ovviamente risalgono all'epoca, ma che fanno vedere anche come la traduzione, la sposizione di Castelvetro si possano leggere come dei trattati di estetica non solo in nuce, ecco, ci sono dei lunghi passi, peraltro studiati, nei quali il confronto è portato, diciamo, è veramente soppesato fra queste due arti. E farei vedere appunto come sempre questo confronto pittorico, sempre nel passo già citato, cioè quello 1448a, quello legato al confronto tra le imitazioni, tra i tipi di imitazioni, sia interpretato attraverso l'autorità di un altro scrittore, cioè, lo vedremo fra poco, Leon Battista Alberti. E poiché la tragedia è rassomiglianza dei migliori, conviene che noi rassomigliamo i buoni dipintori di immagini, perché siccome quelli, attribuendo loro la dimestica forma, simili facendogli, più belli gli dipingono, così dei il poeta, rassomigliandogli racconti e mansueti, e coloro che hanno abiti così fatti di costumi, farsi un esempio di piacevolezza o di durezza, come ancora fece Omero, come ancora Omero fece il buon Achille. Questo passo segue proprio di pochissimo l'evocazione di Polignoto, Pausone e Dionisio. In questo caso, diciamo, la traduzione di Castelvetro non si discosta mortalmente anche da interpretazioni, da traduzioni moderne, però è quello che succede nella sposizione a interessarci. Vedete come Tenoikei Anmorphen diventa dimestica forma, il tuo paradigma diventi un esempio, ma fin qui nulla di tremendo. Però vediamo cosa succede laddove Castelvetro spone questi concetti. Io non credo che i buoni dipintori che rappresentano le persone abbiano questo esempio in caso in mente, di che qui parla Aristotele, nel quale riguardano quanto effigiano alcun uomo certo e conosciuto o alcun incerto e sconosciuto, perciò che gli effigerebbero tutti simili. Egli è ben vero che, perché con più agio si può cogliere dalle statue e dalle dipinture l'esempio e la similitudine, che non si può dalle persone vive, si sogliono a coloro che vogliono imparare a dipingere proporre innanzi pitture o statue da rassomigliare, perciò che esse ci si presentano innanzi agli occhi in uno stato e le possiamo contemplare quanto ci piace senza molestia loro, in qual parte più ci piace, altrimenti non vedo che giovi l'esempio domestico. Interpretato in quasi, diciamo, crassamente pratica, gli esempi diventano esempi concreti che, così come i pittori li hanno in casa, così come Polignoto fa le persone migliori, persone peggiori, Dionisio uguali, ecco, anche i pittori hanno questo modello in casa, e quindi o gli artisti, e quindi evidentemente è a questo che Aristotele si sta riferendo in questo punto. Vedete come c'è questa riduzione al concreto, che è tipica della poetica di Aristotele. In questo caso la fonte, sorprendentemente, è il De Pictura di Alberti. E addirittura
dove veniva consigliato ai pittori di fare questo, cioè di tenere in casa un esempio da seguire sul quale esercitarsi, una statua, un intaglio, qualcosa che potesse fornire da modello, fare da modello per le esercitazioni artistiche. E addirittura il cortocircuito fra esposizione e traduzione è tale che prima, in un luogo precedente all'inizio della poetica, Castelvetro scrive: io so che Aristotele di sotto dirà che i pittori nobili hanno in casa un esempio perfetto di bellezza nella mente, nel quale riguardano quando vogliono fare una figura compiuta. E abbiamo appena visto che non è così, cioè la traduzione non lo spiega, lo dice l'esposizione ed è un'induzione. E perché siamo sicuri che si tratta di Alberti? Beh, perché lo dice anche l'autografo in questo passo. Ci sono molti altri casi che potremmo discutere, ad esempio Alberti usato per definire la superiorità di Dante a Petrarca, perché Dante, così come Virgilio, sono stati eccellenti nel ritrarre, appunto nel dipingere grandi affreschi, mentre Petrarca è stato bravo a disegnare cose piccole, e Alberti diceva che chi è perfetto nelle cose piccole non si sa misurare con le grandi dimensioni, non è un grande artista. E questa idea, questa ipotesi, o meglio questa tesi, è riproposta tale e quale trattato di Castelvetro. E abbiamo accennato alla questione delle unità di tempo e luogo d'azione, su questo chiudiamo. Beh, qualcosa di simile avviene anche qui. Non staremo a leggere il passo per ragioni di tempo, ma nel caso ci potremmo soffermare anche più tardi, però la cosa che è interessante è che la distinzione prescrittiva tra ciò che deve fare la poesia epica e ciò che deve fare la tragedia, cioè attenersi più o meno a delle stringenti unità di tempo, luogo ed azione, è per lo più detta nel commento, cioè nell'esposizione. Si dice che appunto che quanto più luogo, anche in un poema epico, è stretto, tanto è più commendato e fa riuscire l'epopea più bella. Ma più lodato sempre è il poeta che si tiene dentro un termine che è ristretto in una persona, quindi l'unità di azione. Allo stesso modo si dice che la tragedia non può fare questa cosa, perché ella non può rappresentare azione avvenuta se non in un luogo e in termini di 12 ore. Altrove Castelvetro spiega che le persone dopo 12 ore vogliono mangiare e non possono andare in bagno. Ecco, diciamo che il termine, il ragionamento è fondato su questo genere di concetto pratico, stringentemente pratico. Arriviamo a delle conclusioni, se è possibile arrivare a delle conclusioni. Oltre alla questione della traduzione, è l'esposizione il luogo nel quale in un certo senso avviene la vera traduzione della poetica, nonostante, forse proprio perché Castelvetro si dice sostenitore, diciamo, della tesi dell'interpres, cioè quello che traduce parola per parola, forse in un modo un po' oscuro, finisce per dare all'esposizione, cioè al commento che spiega in modo più disteso, il primo piano e non il secondo. E quindi l'esposizione è il luogo in cui veramente Castelvetro scrive questo secondo libro rispetto all'originale poetica aristotelica. L'interpretazione del testo aristotelico è riportato a un piano spesso eccessivamente concreto, ma forse anche molto pratico e quindi facile da comprendere. Certe sottigliezze del discorso sulla mimesi aristotelica viene così ricondotto a modelli o atteggiamenti o tendenze tipiche del praticantato dei pittori, tanto per fare un esempio, ma non è il solo caso. E l'interpretazione di altri scritti nel vero senso della parola, cioè come in una sorta di strano effetto palla di neve, tutti gli autori che fanno comodo a Castelvetro possono essere chiamati ad aiutare l'interpretazione, l'esegesi di difficili luoghi aristotelici. In questo caso abbiamo visto che Alberti fa il caso di Castelvetro e viene per questo usato qui e in altri
in altri luoghi. Diciamo che dovrei avere limitato il tempo a mia disposizione, quindi vi ringrazio molto per l'attenzione e direi che posso chiudere qui. Grazie infinite Andrea Lazzarini per questa bella relazione che ci ha proprio portato nel cuore del laboratorio della traduzione di Castelvetro, fornendoci sia su riflessioni teoriche che esempi concreti di traduzioni e come dire, con l'ausilio proprio dell'esposizione che ci ha fatto vedere come siano fondamentali da questo punto di vista. E, io a questo punto aprirei la discussione su queste tre relazioni molto ricche e che hanno anche dei punti in comune e lascio la parola a chi la vuole prendere e probabilmente la cosa migliore è sempre procedere tramite la richiesta nella chat, in modo che così abbiamo un ordine di intervento. Nel frattempo, anche se i relatori vogliono dialogare tra di loro, è possibile farlo, perché ci sono stati molti richiami. Abbiamo una domanda, ecco, di Diana Perego, che può prendere la parola. Sì, mi sentite? Buongiorno, purtroppo sono senza telecamera. Allora, ringrazio molto Andrea Lazzarini dell'intervento, molto utile ai fini anche del mio intervento di domani, dove metterò in relazione proprio la teoria castelvetrina dell'unità di tempo e di luogo con la speculazione teorica di Manzoni. A questo punto chiedo appunto ad Andrea Lazzarini, ne approfitto insomma della sua competenza. Io ho notato, poi ne parlerò meglio domani, comunque ho notato che la prescrizione castelvetrina di unità di tempo e luogo ruota molto intorno alla questione della verosimiglianza, come lei ha in qualche modo già anticipato. Tanto che quando parla delle due unità dice che esse sono necessarie proprio perché così si instaura una verosimiglianza tra spazio e luogo dell'azione tragica e spazio e luogo invece del pubblico, quindi del pubblico presente a teatro. Poi è vero che fa anche quelle osservazioni, poi domani le vedremo, quelle osservazioni molto pratiche sulle necessità fisiologiche degli spettatori, insomma, che Manzoni reputa poco eleganti, le giudica poco eleganti. Però mi sembra che proprio il punto centrale sia questione della verosimiglianza. Quindi ecco, le chiedo un parere in merito al rapporto tra unità e verosimiglianza, e mi sembra che anche in questo caso ci possa essere quel rapporto che lei prima ha identificato con la retorica in fondo, cioè lo sentimento del pubblico, perlomeno io l'ho inteso così e la ringrazio. No, grazie a lei, anzi mi scuso perché avevo preventivato di fare un piccolo rimando al suo intervento di domani che attendo con grandissima curiosità e anzi sincero interesse. Anzi. E direi che sì, sono perfettamente d'accordo con lei, la questione centrale è quella della verosimiglianza che viene rigiocata in questa forma, diciamo così, di convincimento soprattutto. Castelvetro tende a considerare molto, molto limitate le risorse del suo uditorio, del resto, o meglio, dell'uditorio ideale di una rappresentazione scenica o di un'opera di poesia. Questo perché, in certa misura, l'autore deve fare tutto quello che è possibile per rendere perfettamente chiaro, perfettamente comprensibile ciò che sta facendo. C'è una forte riduzione razionalistica c'è una sorta di riduzionismo, diciamo, razionalistico della critica che finisce per votarla e per rendere impossibile, anzi, se veramente si seguono le prescrizioni castelvetrine, il fare poesia. Non è un caso che dopo il suo intervento, cioè quello di Castelvetro, ovviamente, sia un po' morto il poema eroico che comincia a perdersi insomma in queste
questi dibattiti molto più di quanto non avesse fatto prima. Sto ovviamente esagerando, però Castelvetro pone la questione dell'unità di tempo, di luogo e di azione proprio in questa chiave, cioè chi vede, chi ascolta non deve fraintendersi, non può essere lasciato davanti a qualcosa neanche di vagamente dubbio, perché non lo segue. e quindi questa idea di verosimiglianza è per certi versi riduttiva delle possibilità del poeta. Sì, mi sembra che si perda un po' la poesia, non so come dire, la magia completamente del teatro, la magia. Ma assolutamente, ma sì, ma senz'altro. Infatti, Contini diceva che non era molto visitato dalle muse il nostro Castelvetro, ed era così, anzi. Diciamo che le mandava proprio via le muse. La ringrazio molto, grazie. Grazie a lei, grazie, grazie molto. Intervengo perché non si sa come mai Paolo Tamassi è stato momentaneamente disconnesso dalla riunione, quindi intervengo momentaneamente io. Paolo Tortonese vuole fare due domande a sua volta e quindi gli cedo immediatamente la parola. Grazie. Una domanda precisa, che è una curiosità, era Andrea Lazzarini. A un certo punto, in una frase tradotta o nel commento di Castelvetro, c'era la parola nella mente, che l'immagine rappresentata dal pittore la prende nella sua mente, se ho visto bene. Lei lo ha collegato a Alberti, ma una pura curiosità, forse non ha nessuna giustificazione, ma a me ha fatto pensare alla lettera di Raffaello a Baldassar Castiglione, in cui dice che prende i modelli nella sua mente. Questa lettera, se non sbaglio, era conosciuta, è stata pubblicata nel Cinquecento. È possibile che Castelvetro la leggesse? È possibile? È possibilissimo che quantomeno quel tipo di dibattito, e anzi è certo che quel tipo di dibattito sulle arti fosse noto a Castelvetro. Ci sono evidenze anche addirittura del suo uso di Vasari, quindi della prima edizione. Quindi senz'altro era molto attivo a questo. Diciamo che l'idea della mente, degli occhi della mente, si combina anche a un dubbio di Castelvetro, diciamo pensatore ossessivo, cioè se non ha questo modello in casa, l'imitatore, dove può avercelo? Beh, ce lo avrà nella mente. Quindi o in casa o nella mente. E c'è questa distinzione che viene inserita per uno scrupolo appunto razionalistico eccessivo ed esacerbante, mi verrebbe quasi da dire. E sicuramente c'è questa topica dell'immagine nella mente, dell'esempio nella mente, alla quale Castelvetro attinge per rispondere anche a questo, che io interpreto anche come una sua impellenza diciamo esegetica. Bisogna fugare qualsiasi possibilità di fraintendimento di quello che deve essere capito. Quindi c'è un lavorio ossessivo su ogni minima frase che è ben palpabile, ben evidente in Castelvetro. Certo, è curioso che ci sia questo trapasso, cioè una cosa che lui scrive nella sposizione diventa parola di Aristotele a un certo punto. Sì, da questo punto di vista mi sembra che ci si potrebbe chiedere, ma io conosco troppo poco, se non ci sia anche qualcosa di neoplatonico che si intreccia nella sua interpretazione di Aristotele, perché la cosa del modello nella mente è in Cicerone, esatto. Il modello del perfetto oratore, tutto quello che ha studiato senz'altro. Panofsky in Idea. Mi sembra. Senz'altro. E anche nel metodo, diciamo, questo metodo della diairesis è, diciamo, molto meno aristotelico di quanto non sia, diciamo, un tratto
platonico, neoplatonico, quindi molto deriva da lì. Poi ci sono rapporti stretti, diciamo, anche col suo, del suo commento a Petrarca con quello di appunto platonici conclamati, come ad esempio Francesco Patrizi, cioè, o insomma, si potrebbe andare avanti per questa linea. C'è comunque una ricezione del pensiero neoplatonico forte in Castelvetro, ecco, quello che so, poi non sono un esperto. Scusatemi, la connessione mi aveva abbandonato poco fa, allora vedo che c'è una domanda di Deborah Blocher in chat e prima mi aveva chiesto Giancarlo Alfano di intervenire. Sì, grazie. Allora, siccome si sta parlando di Castelvetro, io sono stato un lettore entusiasta di Castelvetro, quindi mi fa piacere che se ne sia parlato. Volevo innanzitutto dire che forse un passaggio che è stato presentato da Andrea Lazzarini a proposito delle piccole dimensioni, piccole e grandi dimensioni, credo che se non lo conosce potrebbe trovare utile un intervento di Wesley Trimpi che fu pubblicato sul Journal of the Warburger Cultural Districts nel 73, che si intitola The Meaning of Horaces ut Pictura Poesis, perché appunto Trimpi là spiegava esattamente in che senso il celeberrimo passaggio oraziano in realtà andasse interpretato in riferimento alla grandezza del dipinto, in particolare dipinti piccoli, quindi potrebbe trovare qualche spunto esegetico ulteriore nelle sue riflessioni. E poi volevo, tanto più che ho avuto modo di leggere anch'io in chat la domanda di Deborah Blocher, che mi trova totalmente d'accordo, fare una piccola osservazione. Non c'è dubbio che Castelvetro, che i suoi contemporanei chiamavano il grammaticuccio, sfottò che adottò come proprio emblema Castelvetro, era ben consapevole di non avere nessun rapporto con le muse, però al tempo stesso forse è il caso di tenere presenti due cose. Primo, come appunto suggerisce Deborah Blocher, che dice di non conoscere Castelvetro, ma evidentemente è in sintonia con la cultura cinquecentesca, Castelvetro è un erede diretto della tradizione umanistica quattrocentesca dei grammatici. Gli umanisti, come sappiamo dagli studi sulla parola umanista, erano insegnanti di grammatica e quindi innanzitutto interpretazione letterale del testo. Da questo punto di vista Castelvetro si trova in totale sintonia col pensiero riformato e con soprattutto Melantone, perché la questione per lui è sempre rispettare la lettera del testo, solo la lettera conduce allo spirito, ed è profondamente cristiano Castelvetro, ma da umanista non può che essere un ossessionato dalla lettera. Del resto Erasmo aveva procurato l'edizione della Bibbia, quindi è chiaro che siamo in quell'ambito. Il secondo punto che va tenuto in considerazione è che la poetica di Castelvetro, le annotazioni poetiche di Castelvetro, le esposizioni di Castelvetro sono reader-oriented, cioè per lui non è che il pubblico è fatto di sciocchi. Il pubblico orienta la comunicazione poetica. Di conseguenza, non furor, non centralità del poeta, ma centralità dell'ars. Ecco perché innanzitutto interpretazione letterale, perché sono gli strumenti dell'artigianato poetico che servono per la comunicazione delle cose che non esistono. E dunque, per questo, certi eccessi, tutto quello che vogliamo, ma di fatto è un approccio profondamente strutturalista, abbiamo detto noi, e non a caso poi dei linguisti strutturalisti hanno studiato Castelvetro in questa direzione, ma in ogni caso è interessante per noi il fatto che, altro che platonismo, la questione centrale per lui è l'edonismo. L'arte è piacere, sì, sì. E se non si capisce, non piace. Quindi, rispetto ai testi di cui mi sono occupato io prima, che sono invece tutti quanti spostati, altissimamente, degnissimi testi, però sono tutti spostati sul versante etico, invece al contrario Castelvetro lancia, diciamo per capirci tra di noi, sul versante pragmatico. E da questo punto di vista, pur hai ragione a dire che è stato in qualche modo qualcuno che ha chiuso molti discorsi, però al tempo stesso ha mostrato
esattamente quella centralità della delectatio che poi sarebbe stato veramente il cuore palpitante della cultura tardo 5 e tutta seicentesca. Scusate, ma per no, anzi, grazie, grazie, sono perfettamente d'accordo, grazie per il rinvio bibliografico, ma condivido alla lettera tutto quello che ha detto il professor Alfano, anzi, grazie. Ecco. E anche sulla, per quanto riguarda la domanda di Deborah Blocher, ha risposto lui mirabilmente. Quello è il nesso, ecco. Allora, abbiamo una domanda di Iverson per Eugenio Ruffini. Grazie. La mia domanda è un po' marginale perché riguarda non le traduzioni della poetica, ma quanto è stato detto sulla meraviglia, l'impresa e la metafora. E vorrei sapere se Eugenio Refini, scusi il nome, ha spinto la sua inchiesta sino al cannocchiale aristotelico di Tesauro e quali sarebbero, secondo lui, le differenze maggiori tra gli autori che ci ha citati e Emanuele Tesauro. Grazie, grazie. Questa è una domanda estremamente interessante. Diciamo che la posizione degli autori che ho affrontato, soprattutto Piccolomini e in parte anche Castelvetro, perché Piccolomini e Castelvetro hanno un rapporto problematico. Piccolomini è costantemente molto critico nei confronti di Castelvetro, però secondo me lo fa perché in realtà si rende conto che ci sono delle cose sulle quali è d'accordo ma non lo vuole ammettere. Comunque, diciamo, sia Piccolomini che Castelvetro hanno un approccio che secondo me in nuce contiene già una serie di modi di leggere il testo aristotelico che poi fioriscono con un'esperienza come quella di Tesauro. E l'ambito della metafora è quello sul quale questa somiglianza emerge in modo più diretto. Io tempo fa avevo fatto un confronto preciso fra la discussione che Piccolomini fa della teoria della metafora e quello che fa Tesauro molti anni dopo. E avevo provato ad avanzare, diciamo, l'ipotesi che ci sia una sorta di linea non necessariamente diretta. È ovvio che Tesauro conosce Piccolomini come conosce tutti gli altri commentatori cinquecenteschi, però ecco che fra tutti i commentatori del secondo Cinquecento, in un certo senso Castelvetro e in un modo un po' meno fiammeggiante Piccolomini, qui ci troviamo di fronte a due lettori di Aristotele che iniziano a proporre un tipo di lettura che possiamo chiamare in modo anacronistico, strutturalista, formalista, comunque un tipo di lettura del trattato di Aristotele che porta con sé l'idea che la poesia è in primo luogo fatta di parole che possono essere congegnate e utilizzate in modi vari attraverso l'uso delle figure, quindi ovviamente le figure dell'invenzione, le figure dell'elocuzione e la metafora come figura che mette insieme l'elocuzione e l'invenzione è il caso perfetto, proprio per forzare quella serie di norme della convenienza che invece la più parte delle poetiche cinquecentesche avevano diciamo fatto il loro cavallo di battaglia. Per cui io direi, per rispondere, ma la cosa andrebbe sviluppata, però per rispondere il più semplicemente possibile, c'è secondo me una linea che porta da questi interpreti della poetica, chiamiamoli pre-strutturalisti o pre-formalisti, all'approccio estremamente razionalistico che anche a Tesauro, in un modo estremamente idiosincratico e molto particolare anche lui, che però si scosta dagli interpreti più strettamente legati alla tradizione morale e moralistica, Robertello, Maggi in prima istanza, ma in un certo senso anche Vettori. Quindi ecco, questo è un po' il tipo di linea che io traccerei. Grazie mille. Se ci sono altre domande che si possono porre anche direttamente. Se non ci sono, potremmo, o forse ne sta venendo qualcuna, non lo so, potremmo, siamo perfetto alle 16:45.
sempre la stessa modalità, possiamo, come dire, sia uscire sia rientrare oppure oscurare l'audio e il video. Intanto io ringrazio i relatori e tutti quanti e appuntamento alle 16:45. Grazie. Siamo in diretta streaming. Grazie mille, Anna. Ma dicevo, benvenuti in questa quarta e ultima sessione di questa prima giornata di convegno, ultima in ordine cronologico, ma non meno interessante, non meno importante, anche perché un po' la continuazione della prima parte del pomeriggio, come potete vedere nel corso degli interventi. E senza dilungarmi oltre, darei immediatamente la parola a Niccolò Magnani, che ha conseguito, della Scuola Normale Superiore di Pisa, che ha conseguito la laurea triennale in lettere classiche e la laurea magistrale in italianistica, entrambe presso l'Università di Bologna. Successivamente si è perfezionato presso la Scuola Normale Superiore di Pisa con una tesi proprio sulla poetica di Gian Giorgio Trissino. Ha lavorato con i membri del progetto di ricerca Aristotle in the Vernacular all'Università di Warwick, nel Regno Unito, occupandosi principalmente della ricezione della poetica di Aristotele nel Rinascimento. Il suo principale campo di ricerca è rappresentato dalla trattatistica poetica retorica dal 3 al 500 e alla ricezione dei classici nel Rinascimento, su cui ha pubblicato numerosi contributi. Oggi, in virtù appunto di queste sue grandi competenze, ci parlerà di Giorgio Valla fra traduzione ed esegesi, dalla poetica del 1498 al De expetendis et fugendis rebus del 1501. Quindi, prego. Grazie, grazie mille. Ringrazio Paolo Tanassia, gli organizzatori del convegno, insomma, per avermi consentito di partecipare a questo bel incontro di condivisione e di cultura umanistica, insomma, in senso lato, su questo argomento che per me è veramente molto particolarmente congeniale, visto che appunto il mio settore di ricerca principale è proprio quello delle poetiche, soprattutto poetiche rinascimentali di stampo aristotelico. Quindi chiaramente mi sento pienamente a mio agio in un contesto di questo tipo. Ora appunto, dopo tanto rinascimento maturo, tanto bellissimo rinascimento pieno, insomma, torniamo un attimo a quelli che sono, possiamo chiamare gli albori dell'aristotelismo poetico umanistico. Quindi Giorgio Valla, che è una figura a cui mi sono avvicinato particolarmente già durante gli anni di ricerca dottorale, in cui ho avuto modo di approfondire soprattutto gli aspetti che riguardano la ricezione di Aristotele in campo poetico, in ambito umanistico, soprattutto a partire da Gian Giorgio Trissino, che appunto è l'autore di questo trattato importantissimo, seminale, sulla poetica volgare, in volgare e sul volgare, e che in qualche modo costituisce un importante anello di congiunzione fra quelle che erano diciamo, le poetiche di stampo arcaico, arcaizzante, quindi improntate a una tecnicizzazione della poetica in senso soprattutto metrico, e a valle la stagione, la grande stagione della poetica aristotelica, che soprattutto, come tutti sapete, con la fase di rilettura, riscoperta e commento successiva a Pazzi, Robortello e compagnia bella, insomma, abbiamo appunto
una fase della ricezione della poetica di Aristotele, diciamo, in piena regola. Ecco. Valla è una figura che, a cui è stato dato forse meno spazio di quanto meritasse, perché sostanzialmente lo si considera soprattutto come l'autore della latinizzazione della poetica di Aristotele nel 1498 e soprattutto a causa di un giudizio particolarmente limitante, insomma, che è stato dato già a partire dagli anni 60, insomma, con la scuola di Bernard Weinberg, soprattutto appunto la scuola americana di Chicago e successivamente anche tedesca, è stato considerato un po' una falsa partenza, ecco, nella ricezione della poetica di Aristotele nel Rinascimento. La traduzione in latino, che appunto è, diciamo, abbastanza pionieristica nell'ambito della ricezione di Aristotele della poetica nel Rinascimento, è sempre stato considerato un po' un tassello poco rappresentativo, ecco, di questo percorso che porta poi alla grande riscoperta degli anni 30-40 del Cinquecento. Io, avendo studiato la poetica di Trissino, mi sono reso un po' conto del fatto che, prima di tutto, a monte di Pazzi, Robortello e questi personaggi, sicuramente le prime quattro divisioni della poetica di Trissino rappresentano un primo importantissimo passo avanti nella trasformazione della poetica moderna, intesa in senso aristotelico, e non soltanto le ultime due divisioni postume, che sappiamo che la poetica è divisa in sei divisioni, le ultime due delle quali sono pubblicate nel 62, quindi dopo la morte di Trissino, dopo l'esperienza di Pazzi, Robortello, eccetera, mentre le prime quattro appartengono a una fase leggermente precedente, quindi parliamo del 1529, ma è stato sempre, diciamo, poco riconosciuto il fatto che tutte le divisioni della poetica di Trissino in realtà appartengono a un disegno unitario, organico, coerente, che parte proprio come presupposto dalla concezione a 360 gradi della poetica come la intendeva Aristotele. E questo disegno, che possiamo chiamare già compiutamente aristotelico con Trissino, consisteva, nel caso della poetica di Trissino, in una scansione della materia per argomenti che vanno proprio nella direzione di un ricalco della divisione della materia che già aveva fatto Aristotele. Quindi abbiamo la prima divisione che si occupa del logos, quindi di uno degli strumenti della poetica, dalla seconda alla quarta divisione abbiamo la trattazione dello ritmos, quindi la parte metrica, la quinta divisione parla dell'oggetto, degli oggetti della poesia, e la quinta dei modi, quindi come vedete abbiamo già un ordine precostituito a partire dalle prime divisioni, che è stato però sottovalutato e si è portati, diciamo così, a non vedere quest'ordine organico proprio per il fatto che le ultime due divisioni sono in realtà quelle testualmente veramente aristoteliche. Siamo appunto di fronte a una sorta di volgarizzamento della poetica di Aristotele, aumentato e quindi integrato con materiale originale e citazioni prese da opere moderne. Però a me serviva, diciamo così, un tassello, un anello della catena che portasse dalle antiche poetiche di stampo metrico alla poetica rinascimentale intesa in senso aristotelico, la poetica moderna, insomma. E se Trissino può in qualche modo essere considerato l'anello di congiunzione sul versante volgare, quindi una poetica in volgare sul volgare, secondo me mancava un anello che appartenesse al versante latino,
E quest'anello probabilmente è proprio Valla, non tanto per la sua latinizzazione della poetica di Aristotele, quanto proprio per il suo trattato originale di poetica, che sarebbe il 39esimo libro del Dex Petendis et Fugendis Rebus, che appunto è un'enciclopedia, insomma un trattato enciclopedico veramente notevole per estensione, è il libro più ampio mai pubblicato da Aldo Manuzio rappresenta una sorta di collettaneo di tutto lo scibile umanistico dell'epoca. Valla, giusto per inquadrarlo brevemente, piacentino, nato nel 1447, e vi faccio notare simpaticamente è anche il numero della prima pagina Becker della poetica di Aristotele, muore nel 1500, e è un grande esponente di quella scuola filologica veneta che, diciamo così, non consiste solo e esclusivamente con l'Università di Padova, ma anche con la cosiddetta Scuola di San Marco di Venezia. E Valla insegna nella cattedra di retorica e grammatica proprio la Scuola di San Marco a Venezia, scuola che annovera esponenti di spicco nell'ambiente umanistico come Mario Filelfo, Giorgio da Trebisonda, Giorgio Merula e Marcantonio Sabellico, insomma, quindi sono nomi che sicuramente hanno un rilievo importante, insomma, nella storia dell'umanesimo padano di quest'epoca, ed era un ambiente che aveva anche contatti con l'ambiente, con il circolo culturale di Ermolao Barbaro. Parlando di Ermolao Barbaro, sicuramente ci viene in mente l'aristotelismo latino e gli studi che proprio a fine 400 venivano fatti sui testi e codici di Aristotele. Valla studia greco a Milano dall'Ascaris, studia scienze a Pavia da Giovanni Marliani, quindi ha una cultura enciclopedica veramente vasta, veramente estesa, e soprattutto una cultura compiutamente aristotelica, perché abbraccia, diciamo così, tutte le branche del sapere, e di fatto la sua opera di traduttore e di esegeta di testi antichi, soprattutto greci, è un, diciamo così, quasi un omaggio al grande maestro Aristotele, che aveva in qualche modo aperto la strada alla sistematizzazione di tutta la cultura antica nella sua epoca, insomma. Quindi appunto il motivo per cui io mi sto occupando di Valla è il fatto che ritengo che Valla rappresenti in qualche modo un tassello fondamentale nell'evoluzione che porta proprio alle moderne poetiche rinascimentali. Quindi un anello di congiunzione abbastanza importante fra le cosiddette artes versificatorie medievali e la poetica rinascimentale, che sarà quella appunto di cui abbiamo parlato nel corso della giornata, Castelvetro, Piccolomini e poi Minturno, insomma i grandi trattatisti di poetica del Cinquecento. Quindi Valla appunto scrive queste due opere sostanzialmente sulla poetica di Aristotele. Una è una traduzione, quindi la poetica pubblicata nel 1498, insieme a una silloge di opere eterogenee, insomma, quindi trattati di autori greci per lo più di qualsiasi materia, argomento, anche astronomia, medicina. Quindi Valla è una sorta di poligrafo, comunque un tuttologo, ecco, del nostro umanesimo. E questa enciclopedia, il cui 39esimo libro appunto reca il titolo De Poetica, ed è un trattato che così di primo acchito potrebbe sembrare una sorta di manuale di metricologia, quindi sembra non discostarsi in realtà più di tanto dalla tradizione della trattatistica medievale, quella che, per capirci, a cui appartiene Giovanni di Garlandia,
e Laborintus, insomma, quelle cose lì, ma il disegno da cui parte quest'opera in realtà vuole essere, almeno nelle intenzioni, un disegno organico di poetica intesa in senso aristotelico. Quindi Valla in realtà fa tesoro della lezione di Aristotele, a cui appunto ha avuto modo di lavorare nel 1498, e appena dopo, insomma, questa esperienza, viene pubblicato, postumo in realtà, perché vedete, pubblicato nel 1501, ma Valla muore nel 1500, quest'opera a cura del figlio adottivo, Giovanni Pietro da Cademosto. E questo libro di poetica, pur essendo abbastanza breve, e pur essendo in gran parte, come dicevo, un trattato di metrica, tratto da fonti per lo più greche, tarde, imperiali, Pseudo Efestione, gli Scogli Erodiano, insomma, sono questi i materiali su cui per lo più lavora Valla. I primi capitoli però di questo trattato contengono uno schema di quello che dovrebbe essere una poetica intesa in senso aristotelico. E di conseguenza io ritengo che, ecco, ho cercato di fare questa sorta di albero genealogico della trattatistica poetica che dovrebbe discendere direttamente dall'antichità, segnatamente qui dai grammatici latini, perché sono quelli che Valla e poi anche Trissino sfrutteranno maggiormente per l'elaborazione delle teorie, soprattutto tecniche, quindi retoriche e metriche. Da questi grammatici latini, che appunto sono Servio, Prisciano, Diomede, insomma, quelli che sono stati tradizionalmente utilizzati in tutte le poetiche rinascimentali, e in cui affiora una fortissima tecnicizzazione della poetica, e non tanto perché la poetica fosse considerata effettivamente un qualcosa di tecnico, ma perché i grammatici semplicemente non si occupano di poetica, si occupano di lingua, di linguistica, di grammatica. Quindi la metrica, diciamo così, era per i grammatici una sorta di un tratto soprasegmentale della lingua scritta, ecco, quindi un fattore tecnico appartenente al fenomeno del parlato e della lingua, comunque del mondo che appartiene alla prolazione e alla scrittura artistica, alla scrittura poetica. Da qui si discende alle artes versificatorie mediolatine, quindi appunto Laborintus, Giovanni di Garlandia, questi trattati che per lo più sono stati poco studiati, e comunque ai quali possiamo benissimo aggiungere anche opere come la Summa di Antonio da Tempo, oppure Gidino da Somma Campagna, e volendo anche Dante, De Vulgare Eloquentia, insomma siamo sempre in quell'ambito culturale lì, per poi arrivare alla metricologia umanistica. Quindi mi riferisco soprattutto a Niccolò Perotti, comunque opere di questo tipo, che iniziano per la prima volta a sfruttare le fonti classiche per raggiungere a una teoria organica e coerente sulla base di una teorizzazione già preconfezionata. E quindi, diciamo così, con questa fase della metricologia umanistica inizia quel lavoro squisitamente umanistico sulle fonti classiche, ecco, e che consiste spesso e volentieri in una trascrizione o traduzione fedele, sin troppo fedele, quindi pedissequa, insomma, della fonte, e che spesso mette anche a repentaglio la coerenza generale dell'elaborazione teorica. Dopo questo passaggio si arriva alla poetica, a un primo tentativo di poetica umanistica in senso aristotelico, che è quella di Valla, per il latino, per poi arrivare a Trissino, che invece si occupa di volgare, scrive in volgare, si basa su Dante, De Vulgare Eloquentia, ma
In realtà la sua poetica è una poetica aristotelica al 100% nel disegno complessivo, nel testo soltanto le ultime due divisioni, ma abbiamo detto comunque che è una poetica veramente, possiamo chiamare aristotelica, e poi, per poi arrivare alle poetiche che si basano su Trissino, quindi che raccolgono l'eredità del grande umanista vicentino e che sono appunto quelle di cui abbiamo parlato anche oggi, e oltre a Minturno, insomma, è la linea di discendenza che arriva fino a scrittori, cioè, a teorici della poetica come Francesco Saverio Quadrio, l'inizio del Settecento e via dicendo. Insomma, quindi ritengo che si possa tracciare una sorta di linea temporale di questo tipo. Dicevamo Valla e Aristotele, quindi abbiamo due fasi distinte di riflessione di Valla sul testo di Aristotele. Rispetto alla traduzione in latino che Valla fa inizialmente, sembra che Valla sia tornato sul testo e abbia compiuto una sorta di riflessione ulteriore, un approfondimento teorico importante sul testo, e abbia cercato di sanare quelle che secondo lui erano dei problemi, diciamo così, dei punti che potevano essere, diciamo così, aggiustati in quanto incoerenti o comunque poco funzionali alla sua teoria poetica, quella che poi andrà a sviluppare nel trattato originale. E dal momento che nel trattato, nel Dex Petendis et Fugendis Rebus, ritorna sulla traduzione del testo di Aristotele, quindi incolla, diciamo così, diversi passi, soprattutto quelli che riguardano l'oggetto della poesia, il fine e gli strumenti, sembra che Valla abbia provato a o reinterpretare il testo in una maniera diversa, che non sia quella letterale, o a volte anche ad emendarlo. Questo possiamo riconoscerlo sulla base di alcuni passi di quest'opera. Ecco, qui io vi ho incollato la definizione di poetica o di poesia, insomma, poi sapete che in questo periodo spesso le due cose venivano confuse anche a livello teorico. E questa definizione di poetica, come vedete, è abbastanza eterogenea. Parte con questo assunto, dice la poetica, come è solita essere definita, è, che cos'è? Metrica struttura. Quindi ontologicamente la poesia è metrica struttura, quindi una struttura metrica composita secondo un numero, quindi un ritmo, un metro e un piede conveniente, e orientata ad una narrazione vera o fittizia. Quindi la fabula, quella che secondo Aristotele era l'anima del racconto, passa in questo caso un po' in secondo piano. E non solo, secondo Aristotele, ontologicamente la poesia è imitazione, no? Mimesis. Però cosa succede qui? Che siccome Aristotele non forniva una definizione sistematica, preconfezionata, di poesia, ma partiva, per così dire, in sordina, no? Già dando per assunto il concetto di imitazione, a Valla serviva in qualche modo una definizione che fosse più precisa, più sistematica, più introduttiva, e la prende altrove. Quindi la definizione di poetica, in questo caso, è tratta da Diomede, dal grammatico latino Diomede, pari, con pochissimi aggiustamenti sintattici, ma quella è la definizione. E però cosa succede? Che rendendosi conto a un certo punto che la definizione fornita da Diomede non corrispondeva con l'idea di poesia di Aristotele,
A quel punto prova ad aggiustare il tiro, aggiungendo questo assunto, il successivo, diciamo giustapposto a quello precedente tramite questa, questa congiunzione blandamente avversativa, questo autem, e quindi dice, però Aristotele dice che è la fabula, è l'intreccio ad essere quasi una sorta di anima della poesia. E subito dopo aggiunge anche Orazio. Quindi abbiamo Orazio, cioè appunto il discorso sul fine della poesia, quindi il prodesse e delectare. Quindi in un colpo solo, in tre righe, abbiamo Diomede, i grammatici, Aristotele e Orazio. Quindi tutto ciò che si poteva avere a disposizione in quel periodo in quanto a teoria poetica. Appunto questa definizione eterogenea che prende un pochino pezzi e bocconi da queste tre fonti principali dà il via alla trattazione sulla poesia e vedete che prosegue Valla dicendo prius unde hortum poetica dicendo, quindi prima bisogna dire da dove è nata la poetica, quando è nata, quindi si riferisce a una sorta di archeologia della poesia che farà in un capitolo successivo, e poi in quat partes distribuatur ostendemus, quindi, e poi vedremo, mostreremo in quante parti è distribuita, e questo è importante, in quante parti, quindi vedete che per la prima volta forse, o se qualcuno conosce un caso precedente o contemporaneo, smentitemi pure, pare che si dia inizio a un tipo di poetica compiutamente organica e quindi intesa in senso aristotelico. Questo è un caso abbastanza precoce di poetica di stampo aristotelico. La cosa molto interessante è il fatto che, appunto, come vi dicevo prima, Valla torni sulla sua traduzione, che è una traduzione, possiamo dire, diplomatica, laddove la traduzione che fa nell'ex petendis possiamo chiamarla interpretativa, quindi se vogliamo prendere a prestito due termini in uso presso la paleografia, cioè la prima traduzione è una traduzione non ragionata, non assolutamente letterale, assolutamente fedele alla lettera dell'originale e senza nessun tipo di conato ermeneutico. La traduzione del Dex Petendis invece è effettivamente ruminata, ragionata e rielaborata, rielaborata in una forma diversa e spesso anche sorprendente, spesso anche abbastanza, abbastanza diversa dal senso dell'originale. Insomma, qui vi ho incollato il passo sull'imitazione, sulla mimesis, dove appunto Aristotele, come sapete tutti, dice che tutti i generi poetici, quindi la tragedia, l'epica, la commedia, eccetera, eccetera, sono imitazioni, tutte quante, pasa et incanus in usa e mimese isto siunolon, e vedete che Valla traduce letteralmente nella poetica del 98, quindi quae omnes in totum sunt imitatio, con una sorta anche di calco abbastanza pedissequo, anche in senso sintattico dell'originale, mentre però nel Dex Petendis cambia registro e non dice che la poesia è imitazione, dice che l'imitazione è il fine della poesia. Ma perché fa questo? Perché evidentemente Valla, avendo già detto che la poesia è metrica struttura, di fatto si era già bruciato la definizione ontologica di poesia, non poteva dire prima che la poesia è metrica struttura e adesso dire che è imitazione. Non è aristotelicamente corretto, insomma, questa sarebbe insomma un falso sillogismo, un entimema. Ecco, quindi di conseguenza, per cavarsela, diciamo così, prova a reinterpretare il passo di Aristotele dicendo che la mimesis, l'imitazione, non è poesia, non è l'essenza della poesia, ma è il fine. Il fine, quindi come vedete alla fine della citazione, omnes finem imitationem habent, quindi tutte questi generi di poesia hanno come fine, finem, l'imitazione. Ecco, è chiaro che di conseguenza è il fine, diciamo, l'utile e il bello, che orazianamente erano appunto i fini dell'imitazione, diventano anche i fini della poesia stessa. Per
possiamo dire, per proprietà transitiva, per sillogismo, perché se il fine della poesia è l'imitazione e se il fine dell'imitazione, come dirà più avanti, è l'utile e il bello, allora il fine della poesia è l'utile e il bello. Insomma, quindi c'è questo passaggio, diciamo così, che consente a Valla di cavarsela e quindi di consentire in questo modo anche con la teoria oraziana. Il prossimo passo che vi faccio vedere è quello che riguarda gli strumenti dell'imitazione. E il passo sugli strumenti di imitazione è interessante perché qui Valla in qualche modo compie un'operazione abbastanza ardua di reinterpretazione del testo, ora senza stare ad analizzarlo nello specifico perché non c'è tempo, possiamo dire che ecco, rispetto al testo originale e rispetto alla traduzione del 98, che è assolutamente fedele alla lettera, nella traduzione e rimodulazione del 1501, Valla evidentemente rimodula la segmentazione sintattica del periodo, interrompendolo dopo Oion Armonia, mette un punto, diciamo così, e poi ignora l'articolo Oi, prima di Ton Orcheston, sarebbe E, secondo la lezione generalmente accolta dai filologi, articolo che regge il genitivo episegetico, appunto, Ton Orcheston, che a sua volta viene riadattato a genitivo di specificazione rispetto a Utode et Oruzmo. Insomma, in sostanza, se interpreto bene, perché non è detto che interpreti bene, la lettura del testo del Dex Petendis, il significato sembra diventare il seguente, cioè l'auletica, la citaristica e tutte le arti simili, diciamo così, si servono non di ritmo e armonia, che sono i due strumenti dell'imitazione, ma solo di ritmo, e imitano il ritmo dei danzatori anche senza armonia. È laddove Aristotele dice che è la danza a imitare solo attraverso il ritmo, no? E quindi sembra di dover concludere che Valla qui identificasse l'armonia con una sorta di determinazione intrinsecamente legata alla danza, anche se non coincidente al 100% con essa, e che d'altra parte escludesse qualsiasi relazione diretta tra i concetti di ritmo e armonia, da una parte, e la dimensione musicale. E inoltre nel ritmo, come sostiene Valla poco più avanti, traducendo impropriamente la parte finale del capitolo aristotelico, sono compresi sia il canto sia il metro, quindi dice ritmo in quo melo, in quo et melo et metro, qui, ecco. E quindi qua diciamo che si palesa la trasversalità dei concetti di ritmus, orazio e armonia rispetto a quelle che sono le manifestazioni concrete attraverso cui si esprimono questi concetti, quindi il parlato, la prolazione nuda, il canto, la danza e così via. Insomma, l'ultima cosa che vi faccio vedere è il passo che segue immediatamente quello che abbiamo appena letto, e che è il passo famoso, famigerato, insomma, quello incriminato da tutti i filologi, e che è appunto il passo sul logos psilos, il famigerato sintagma che ha dato origine a tutta la discussione rinascimentale, poi successiva sulla liceità di scrivere la poesia epica in prosa. Questo logos psilos, che è stato al centro dei conati ermeneutici di tutti i filologi rinascimentali e successivi, che appunto è un luogo noto per essere corrotto insomma, a livello filologico, e che quindi ha sollevato diversi problemi interpretativi. E questo passo appunto è stato il nodo attorno a cui si sono arrovellati i cinquecentisti sulla forma appunto della poesia epica. Appunto, quindi è stato poi integrato questo anonimoi dai filologi ed espunto questo epopoia, che è appunto la poesia epica,
in modo da rimodulare il discorso per dargli una sua coerenza ed evitare il pasticcio diplomatico, diciamo così, intorno alla questione dell'epica. Ecco, quindi Valla lo leggeva in questa forma, questa che vedete qua, cioè appunto quello che vedete fra Uncinate non lo leggeva, quello invece che vedete fra le quadre lo leggeva. E nella traduzione del 1498 Valla aveva reso Logois Psilois con Orationibus Tenuibus, quindi conferendo a Psilos un valore di determinazione qualitativa, intrinseca, ecco, piuttosto che relazionale, cioè appunto parole tenui invece di parole basta, parole scompagnate da altri elementi. E questo però l'avrà portato a interrogarsi, a dubitare dell'effettiva opportunità di attribuire alla poesia epica, che per definizione è solenne ed elevata, un registro lessicale tenue. Perché parole tenui per l'epica? Insomma, non sembra non avere senso. E infatti, poi nel Dex Petendis, tornando sul passo in questione, Valla risolve così, quindi traduce, anziché Orationibus tenuibus, Delectis sublimibusque Orationibus. C'è una bella differenza, insomma, come mai? Come si passa da tenuibus, tenuis a sublimis? Insomma, sono due cose completamente diverse. Allora, quello che sembra abbastanza evidente è che Valla abbia emendato il testo di Aristotele e quindi si è passato da psilois a ipsilois, che in greco è appunto sublime. Ora io chiederò qua agli addetti ai lavori, perché io ne so abbastanza poco di traduzione testuale del testo di Aristotele, ma non mi risulta che sia attestata questa variante anche soltanto a livello congetturale nella tradizione. Io ritengo che se questo è l'unico caso in cui appunto possa essere stato emendato psilois in ipsilois, anche se ce ne rendiamo conto solo dalla traduzione, quindi non è una variante vera e propria, ma è una variante di secondo livello, possiamo chiamarla, insomma, che noi deduciamo dalla traduzione, io penso che sia una variante che possa essere inclusa negli apparati critici, anche soltanto come testimonianza storica della storia appunto interpretativa del testo aristotelico, e che appunto possa essere inclusa, almeno a livello informativo, in un apparato, perché di questo si tratta. Insomma, io penso che non ci siano dubbi del fatto che Valla leggesse, avesse emendato psilois in ipsilois. Quindi, come vedete, ci sono anche questioni interessanti a livello filologico che il testo di Valla pone, io spero che questo testo venga studiato in maniera approfondita, finalmente, insomma, è il proposito che mi sono posto io. Ora purtroppo io sono un ricercatore in stand-by, perché sono momentaneamente parcheggiato a scuola, quindi sto aspettando opportunità di ricerca per potermi dedicare a questo testo, che secondo me è veramente un tassello fondamentale della ricezione della poetica di Aristotele nel Rinascimento. Con questo concludo, vi ringrazio. Grazie mille, grazie a Nicola Magnani per questo intervento molto denso, che ci riporta appunto un po' alle origini della questione. Interessante anche queste ipotesi di ricostruzione testuale, ma personalmente, se devo aggiungere un'osservazione proprio mia personale, è molto interessante il ruolo dell'imitazione nella lettura valliana della poetica, anche per gli sviluppi successivi. Non mi dilungo oltre e passo subito a presentarvi la seconda relatrice del pomeriggio, Eva Verena Siebenborn, della Ruhr Universitat Bochum, scusate un po' troppe R per me in questa università, perché Eva Verena Siebenborn è italianista e francesista, ricercatrice all'Università di Bochum. La sua dissertazione tratta i rapporti tra medicina e letteratura francese all'incirca tra il 1830 e il 1900. Attualmente sta lavorando un progetto riguardante le intersezioni tra musica e letteratura, tra le sette arti liberali e l'umanesimo italiano.
su questo tema sta appunto preparando una monografia che vedrà presto la luce, che attendiamo con ansia di poter leggere. Oggi Eva Verena Zimmermann ci parlerà di Melopoia come problema della tragedia nel Cinquecento. Di conseguenza lascio volentieri la parola, prego. La ringrazio tanto per la gentile presentazione e ringrazio anche gli organizzatori per l'invito. E comincio subito e condivido lo schermo. Teilen. Allora, mi si vede, mi si sente? Ok. Allora, la Melopoia come problema della tragedia nel Cinquecento. Per lo studioso che persegue l'obiettivo di analizzare il rapporto tra poesia e musica nel Cinquecento, la tragedia si rivela un genere interessante perché implica una musicalità latente per via della lirica corale. Questa musicalità, secondo Aristotele, ha il suo posto sistematico nella quinta delle sei parti della tragedia, la cosiddetta Melopoia. Le poetiche cinquecentesche la traducono quasi tutte con melodia. La Melopoia costituisce però un problema sia per le poetiche del Cinquecento, che mirano ad una riattualizzazione filologica della tragedia antica, sia per il poeta tragico che vuole rappresentare una tragedia in lingua volgare nell'ambito culturale italiano. Precisamente, questa musicalità sottintesa impone una presa di posizione sia a livello poetico sia a livello pratico e mediale. Bisogna decidere se questo melos della Melopoia debba essere compreso in senso letterario o in senso musicale. Se si persegue l'idea che il melos sia musicale, questo diventa una funzione della rappresentazione, cioè della sesta ed ultima delle sei parti della tragedia. Conseguentemente, la realizzazione del melos è affidata ai musici e non più ai poeti. In questa ottica, il melos e la Melopoia coincidono con i cori degli intermezzi musicali. Questa soluzione è la più evidente, visto che sin dagli anni Ottanta del Quattrocento, nell'ambito delle corti padane, le rappresentazioni drammatiche erano accompagnate sempre di musica. Da menzionare l'esempio dell'Orfeo Polizianesco. Come è noto, verso il 1600 si impone l'idea che non solo le parti corali, ma tutto il linguaggio della tragedia antica erano stati cantati. E secondo quest'ultima posizione, sostenuta per esempio da Francesco Patrizi, il miglior modo per trasmettere i cosiddetti dolci effetti è la dolcezza inerente alla musica. E questa idea sfocia direttamente nell'invenzione del dramma musicale. Più interessante dal punto di vista letterario è invece la decisione alternativa, secondo la quale questa dolcezza del melos deve essere concepita come un mezzo poetico che rimane vincolato alla scrittura e alle competenze del poeta. In questo caso il tragediografo del Cinquecento si confronta con il compito di dover trovare un'analogia poetica per questo melos per trasformare le connotazioni musicali in mezzi poetici. Oggi sosterrò la tesi che nel limitato spazio di una tragedia, musica e letteratura si trovano in una situazione di concorrenza, in cui le due arti si vogliono superare l'una all'altra per produrre questa dolcezza che secondo i cinquecenteschi sarebbe stata richiesta da Aristotele. E questa concorrenza ha il seguente effetto. Più la dolcezza viene attribuita alla musica e ai cori, più le poetiche e la poesia sono costrette a trovare un analogo poetico per questa musicalità, un analogo che sia adatto a recare dolcezza al coro e magari anche alle altre parti della tragedia per sostituire la musica.
E per sostenere questa tesi, la relazione si svilupperà in tre tappe. Per prima cosa vedremo come le nozioni melos, melopoia e armonia vengono concepite nella poetica di Aristotele e vediamo anche da dove viene il problema della dolcezza. Citerò alcune posizioni scelte per considerare varie possibilità per concepire i termini musicali. In secondo luogo, delineerò tre maggiori strategie per trasformare il melos e l'armonia musicali in mezzi poetici. E dopo questo ritorneremo lì dove il problema della musicalità della tragedia si pone per la prima volta nel Cinquecento. E vedremo come questa musicalità viene trattata nella prima tragedia aristotelica in lingua volgare, nella Sofonisba del filologo Vicentino Gian Giorgio Trissino, del quale abbiamo già sentito parlare oggi, e darò anche un'occhiata alla sua poetica, alla prima e alla quinta divisione. Per primo, per vedere dove inizia il problema del melos e della melopoia che i cinquecenteschi devono affrontare, è necessario menzionare i tre mezzi con i quali, secondo Aristotele, si compie ogni mimesis. Tutte le dette arti compiono l'imitazione con ritmos, logos e armonia separatamente oppure in combinazione. Questi tre mezzi sono gli stessi che, secondo Platone, sono necessari per la musica e più precisamente per il melos oppure il canto. La melodia si compone di tre elementi, logos, ritmos e armonia. Poi occorre sapere quali dei tre mezzi, secondo Aristotele, sono previsti per la tragedia. Per questo partiamo dalla definizione della tragedia. Tragedia è dunque imitazione di un'azione seria compiuta, avendo una propria grandezza con eudysmeno logo. In quasi tutte le poetiche cinquecentesche, eudysmeno logo viene tradotto con parlare suave oppure sermon suave. Come viene concepito questo linguaggio suave? Secondo Aristotele, intendo per eudysmeno logon quello logos fornito di ritmon kai harmonian kai melos. Distintamente per gli elementi il comporre alcuni solo con versi, metron, altri invece col canto, melos. Da questo possiamo dedurre che l'edusmenos logos della tragedia è costituito da ritmo, armonia e parola e che così impiega tutti e tre mezzi della mimesi. Ma questa combinazione ternaria non si trova in tutte le parti della tragedia, ma solo nei melo, nei canti corali, mentre il parlato dei personaggi accetta solo il verso. Conseguentemente si è tentato di identificare il linguaggio tragico dei cori sia con la nozione platonica di melos, sia con la melopoia. Questa, secondo Aristotele, contribuisce di più al eudysmeno logo. I passaggi citati nelle citazioni 4 e 5 sono oscuri e non possono piacere ai poeti cinquecenteschi. Sembra che la suavità sia da collocare più dalla parte musicale che dalla parte poetica. Questo brano della poetica impone il compito di spiegare come il linguaggio poetico possa contribuire al sermon suave richiesto da Aristotele. Così il primo compito che deriva da questi passaggi è di definire le nozioni ritmo e armonia e di dare a loro un senso poetico. E questo non è facile. Per Giraldi Cinzio, per esempio, nel discorso intorno al comporre delle commedie e delle tragedie è evidente che il ritmo sia il ballo e l'armonia il canto corale. Ascrivendo armonia e ritmo interamente alla musica, concepisce tuttavia una dolcezza proprio alla poesia, che sarebbe quella del verso, cioè del metro, della citazione 4.
Più precisamente, discute il settenario rimato o sciolto come mezzo per addolcire il sermone tragico. Un'altra strategia per rendere dolce il linguaggio, secondo lui, è la rima, che chiama il suave dei versi, e questa è la prima strategia per recare dolcezza al parlato tragico. Però da Giraldi Cinzio si perdono le connotazioni musicali, ma così ma Maggi e Lombardi la riprendono. Allora, qualche anno dopo, nel 1550, anche Maggi e Lombardi, nel loro commento della poetica, non possono trascurare il fatto che ritmo e armonia debbano essere concepiti in termini musicali, ma risolvono il problema in altro modo, prevedendo due specie di soavità, una musicale e una poetica. Per spiegare la soavità poetica, fanno coincidere la combinazione di armonia e ritmo con il Carmen poetico, che secondo loro è composto di versi armoniosi e numerosi e che fanno tutta la dolcezza della tragedia, ma non dicono che cosa siano versi armoniosi e numerosi. Un'altra sfida del passaggio citato nella citazione 4 riguarda il melos. Nei testi moderni è messo tra parentesi perché dal punto di vista filologico è erroneo o incerto. Ma nelle poetiche del Cinquecento questo termine apparisce spesso. Non appartiene ai tre mezzi nominati nel primo capitolo della poetica e così non risulta chiaro quale sia il suo rapporto con questi. Nel corso del Cinquecento questo melos viene inteso sempre più come un quarto ed autonomo mezzo della mimesi, accanto a logos, ritmo e armonia, e fornisce così la possibilità per i cinquecenteschi di distinguere meglio tra competenze musicali e poetiche, e questa è la seconda strategia per trattare queste interferenze musico-poetiche. Maggi e Lombardi, per esempio, intendono il melos come il canto corale e gli attribuiscono la seconda specie di dolcezza, accanto a quella prima specie di dolcezza che sia il verso, che è il verso. Orazio Toscanella, invece, nei suoi precetti necessari alla poetica, sofferma nel 1567 che il parlare soave sia costituito da armonia, numero e dolcezza, sostituendo allora il melos dalla dolcezza e ascrivendo tutti e tre termini al linguaggio poetico. Così la serie di termini logos, ritmos, armonia e melos vengono sempre più intesi come una scala di quattro livelli, indicando vari gradi di musicalità e di dolcezza. Spesso l'armonia viene identificata come il confine tra letteratura e musica e come il grado a partire dal quale si parla di musica. Da questo risulta il compito dei poeti cinquecenteschi di dover definire che cosa sia l'armonia poetica. E vengo alla terza strategia. C'è la tendenza di identificare il sermone soave della tragedia con la piacevolezza bembiana e di far coincidere il binomio aristotelico di ritmo e armonia con quello bembiano di suono e numero. Pietro Bembo, nelle sue prose della Volgar Lingua nel 1525, intende riattualizzare i termini retorici ciceroniani di sonus, numeros e concinitas. Ma il testo di Bembo è sì denso di nozioni che suggeriscono musica come suono, numero, concento e armonia e voce, che questo ha l'effetto di suggerire musica e di musicalizzare la lingua volgare e la sua poesia.
Se dunque Bembo risponde alla questione della lingua dicendo che il volgare toscano è degno di essere considerato una lingua adatta alla poesia per via di suono, numero e concento, fa nascere anche l'idea che c'è una musicalità inerente alla lingua volgare. Così le connotazioni musicali presenti sia nelle prose bembiane sia nella poetica aristotelica si rafforzano reciprocamente. Questo adattamento aristotelico-bembiano è osservabile nelle lezioni di Sperone che difende la sua tragedia Canace contro Giraldi Cinzio, mescolando argomenti bembiani e terminologia aristotelica. Non posso entrare in dettagli. Speroni sfrutta l'effetto della terminologia bembiana che, di una parte, riconduce la musicalità a termini e fenomeni fonetici, metrici e sintattici, e dunque puramente linguistici e poetici, mentre dall'altra parte suggerisce musicalità per via della connotazione, e così trasforma il melos e l'armonia in dolcezza poetica. Vengo a Trissino. Ritorniamo infine alla prima tragedia aristotelica in lingua volgare, la Sofonisba, e chiediamo come Trissino ha inteso questa musicalità e questa dolcezza che Aristotele sembra aver richiesta per la tragedia. Per risolvere questo compito dobbiamo tenere presente che la quinta divisione della poetica fu completata solamente nel 1550, l'abbiamo già inteso, e che fu pubblicata postuma nel 1562. Così è da valutare se le sue proposizioni per affrontare la musicalità della tragedia appartengono piuttosto al contesto poetico della metà del Cinquecento oppure al primo ventennio del Cinquecento. Salvo questo. Come prima soluzione di questo conflitto poetico-musicale, Trissino trova un equivalente di quella armonia associata alla musica che fa tutta la dolcezza dei cori, e questa è la rima. Questo argomento nel 1562 non sembra innovativo, visto che il Giraldi aveva già dichiarato la rima trissiniana come mezzo per recare dolcezza ai cori. Però Trissino non fa un ragionamento puramente metrico come il Giraldi, ma fa risalire la sua scelta al confronto tra musica e poesia e all'impiego dei tre mezzi della mimesi, cioè logos, ritmo e armonia. Così le rime delle ballate, canzoni e madrigali della Sofonisba sono equivalenti al terzo mezzo, l'armonia. Ragionando al rovescio, segue che agli altri versi, per cui non occorre armonia musicale, basta il verso oppure metro, che Trissino intende come la combinazione di logos e ritmos senza armonia. Trissino inventa dunque l'endecasillabo sciolto non solo per una maggiore verosimiglianza mimetica o perché lo creda il perfetto analogo del trimetro giambico che è il verso antico per commedia-tragedia. Il verso sciolto risulta della distinzione trissiniana della lirica corale dal parlato dei personaggi e della distribuzione dei tre mezzi in questione in diverse parti della tragedia. Salgo anche questo, vengo alla fine. Maggiormente rilevante mi sembra la seconda soluzione che trova Trissino per sostituire la dolcezza del melos musicale con un mezzo poetico. Nella prima divisione della poetica, pubblicata nel 1529, Trissino fa l'affermazione incidentale che è oltre la comune opinione che si tigli tanto diletto di piangere come di cantare.
Ricino sostituisce il cantus al planctus, argomentando sulla base del sonetto petrarchesco numero 229, dal quale cita i due primi versi: cantai or piango, e non men di dolcezza del pianger prendo che dal canto presi. Questa sostituzione del canto con il pianto implica un tertium comparationis, una terza categoria, essendo la dolcezza che Petrarca trova inerente nel canto e nel pianto. Così, questo pianto petrarchesco elegiaco conserva tutte le connotazioni musicali del canto. In corrispondenza a ciò, questo stile lamentevole o elegiaco viene introdotto nella tragedia La Sofonisba come mezzo per suscitare la compassione o misericordia richiesta dalla poetica d'Aristotele. Il linguaggio compassionevole ed elegiaco è musicale alle orecchie di Trissino perché conosce una tonalità del pianto, del lamento e del sospiro e impiega così attività vocali che sono più vicine al canto che il parlare quotidiano o ragionevole. Anche la parola greca elios, vicina a elegos, è una parola onomatopeica, dato che, secondo un'etimologia popolare, deriverebbe da ei legein, cioè dire e, con cui si riprodurrebbe il lamento. In Euripide, modello per la Sofonisba, elios è il trennos, la trenodia o il canto funebre, al quale Trissino sostituisce il pianto petrarchesco, capace di suscitare l'effetto del elios che Aristotele attribuisce alla tragedia. Così l'elios aristotelico e i suoi equivalenti italiani, come la passione, la pietà, la misericordia, nel corso del Cinquecento tendono sempre più al mellos musicale e alla dolcezza poetica. In alternativa, il mellos viene gradualmente accostato ai cosiddetti affetti dolci, fondamentali per la formazione del dramma musicale. Questa tendenza è però già osservabile nella Sofonisba del 1515 e così Trissino anticipa le discussioni intorno al rapporto tra musica e poesia e darà il via libera al dramma musicale. Grazie. Grazie mille. Arriva bene a Siebenbrunn per questo interessante affondo, questa esplorazione del rapporto tra letteratura e musica nel mezzo della poetica, che ci ha portato a quello che è di sicuro un elemento centrale di molte riflessioni letterarie, cioè il rapporto, la riflessione sulla metrica, che nel Cinquecento trova di sicuro una nuova forma. E, a questo punto... Mi sentite? Io non vi vedo più. Eravate scomparsi tutti. Temevo di essere stato estromesso. Scusatemi. A questo punto do subito la parola a Manfred Kraus della Eberhard Karls Universität di Tubinga, che è professore di studi classici, appunto, presso l'Università di Studi Classici e Storia della Retorica presso l'Università di Tubinga. Prima ha già insegnato a Monaco e a Washington. È stato presidente della Società Internazionale per la Storia della Retorica e presidente della Società Internazionale per la Ricerca della Retorica Gesuitica. Ha all'attivo numerosissime pubblicazioni nei campi della storia e della teoria della retorica, della teoria dell'argomentazione, della filosofia greca, in particolare quella presocratica e platonica, della poetica e critica letteraria antiche, della letteratura e cultura del Rinascimento, oltre ad aver scritto diversi articoli dedicati proprio alla poetica e alla retorica aristoteliche. Oggi Manfred Kraus ci parlerà delle traduzioni latine di Daniel Heinsius, leggo il titolo che in inglese altrimenti il discorso non fila molto, Daniel Heinsius Latin Translations of the Poetics Between Renaissance Commentaries and Neoclassical Poetics. Quindi, prego professor Kraus. Mille grazie. Allora,
Potete tutti vedere il mio schermo? Sì. Sì. Va bene così? Sì, sì, benissimo. Sì. Allora, prima di tutto vorrei ringraziare gli organizzatori di questo convegno per l'invitazione e per questa bella opportunità. Inoltre, anche se non possiamo incontrarci a Trento come abbiamo voluto, però inoltre loro chiedo scusa per non parlare in italiano. Con un po' più di tempo sarebbe stato possibile anche questo, però scusate. Allora, cambio al inglese. Within the history of the reception of Aristotle's poetics in the Western world, Daniel Heinsius's Latin translation of 1610 is situated at a cardinal point. It is by far not the earliest Latin translation. William of Merbeke had produced one as early as in the 13th century, and Giorgio Valla had translated it in 1498, and Alessandro de Pazzi in 1536. Yet what distinguishes Heinsius's version from all these is that it already presupposes the tradition of the big Italian philological commentaries that the newly discovered poetics prompted during the second half of the Cinquecento. Robertello in 1548, Maggi and Lombardi in 1550, Vettori in 1560, Riccobono in 1585. These commentaries, however, show two distinct traits. Either, as in the case of Robertello and Maggi Lombardi, until around 1500 in the Latin West, poetics had been practically synonymous with Horace's Ars Poetica. They were primarily concerned with the task of harmonizing these two theoretical works. Or, such as in the case of Vettori and Riccobono, translators and commentators occupied themselves with Aristotle's poetics in close connection with his rhetoric, as an appendix to which the text was first published in the well-famed Aldine Rhetores Graeci in 1508. There is not even a big difference between both approaches, since Horace's Poetics too was greatly imbued with peripatetic rhetorical concepts. Another strand that had dominated medieval and still the earliest modern poetics was the tradition of late ancient grammatical commentaries, Servius, Donatus, Diomedes, etc., which also had its roots in a peripatetic tradition, ultimately in the school of Theophrastus. Such is the intellectual background against which Heinsius's endeavors must be seen and gauged. On the other hand, Heinsius's analytical work on the poetics was of outstanding influence on the development of a neoclassical poetics of tragedy in several European countries in the 17th century, most conspicuously so in France, but also in England and to a certain extent also in Germany. The Cambridge History of Literary Criticism even calls him a key figure in this development. The work that primarily exerted this great influence was, of course, Heinsius's treatise De Tragoediae Constitutione, first published in 1611, and again in a slightly revised version in 1643 under the title De Constitutione Tragoediae. Scholars who have studied Heinsius's impact on neoclassical poetics have naturally mainly focused on that work. All modern vernacular translations of De Tragoediae Constitutione, the English ones by Edward Baumgartner in 1944 and by Paul Celan and John McManaman in 1971, and the French one by Anne Duprat in 2001 are, as far as I know, based on the text of the 1643 version. While it must be said that the decisive impulse was actually triggered by the 1611 original, and the 1643 re-edition was more or less only a piece of evidence for the by then already sweeping success of the work, this does not really make much of a difference. For although in the second edition, Heinsius modified practically every sentence,
Even though announced as an editio auctio multo, these modifications mostly remained within the limits of minor stylistic adjustments and nowhere seriously affected its substance. This habit of continuous and almost pedantic stylistic polishing is not untypical of Heinsius. He does this in other works as well. Yet this influential treatise would not have been possible without the meticulous work on the translation of Aristotle's Poetics from which it emanated and to which it is closely connected. It may even be suspected that both developed side by side, although the translation was first published 1 year earlier. But apparently, Heinsius regarded both works as so closely interrelated that he republished the translation, partly even from the same printing plates, with his first edition of De Tragoediae Constitutione in 1611 as a kind of introduction. And the second edition still has it attached, yes, yet this time as an appendix, which already indicates a certain shift in priority. From his education and intellectual background, Heinsius had not been predestinated for being a promoter of Aristotelianism in poetics. Born in Ghent in 1580, he had to move around a lot with his Calvinist family because of the Wars of Independence, until in 1598, he firmly settled at the University of Leiden, where he studied under Joseph Justus Scaliger and got acquainted with the Poetices Libri Septem of Joseph's father, Julius Caesar. His intellectual capacities soon made him accepted and esteemed among Leiden professors, and he made a fast career. He started lecturing in 1602, was appointed professor of poetics in 1603, professor of Greek in 1605, librarian of Leiden University Library in 1607. In 1612, he was finally appointed as the world's first chair in political science, which means that this portrait must be from about that time. Besides his scholarly career, he also made himself a name as a prolific poet of dramatic and lyric poetry in Latin and Dutch. As a young man, he still adhered to the poetic standards set by the late ancient grammarians that had dominated medieval poetics and developed a predilection for the highly manneristic style of late ancient poets, such as Nonnus. Yet when he came to study early Greek poetry, such as Hesiod or Pindar, this was like a revelation to him. And he began to think of poetry as a kind of primeval wisdom, a prisca sapientia, accessible only to the initiated. Influenced by Maximus of Tyre, he adopted a Neoplatonist view on poetry and distinguished between divine inspiration on the one hand and human technical skill on the other, for which he used the Latin terms poesis versus ars, or the Greek terms melopoeia versus paideia. This view, which first occurs in his Oratio de Poetis of 1603 and is still prominent as late as in his lectures on Pindar of 1608, tends to dismiss all technical and structural elements in poetry as mere human ars or paideia, way inferior to divine inspiration of poets as expounded in the metaphor of the divine magnet in Plato's dialogue Ion. It is thus surprising that Heinsius should all of a sudden devote so much interest and energy to the explication of Aristotle's Poetics, which is a highly technical and structure-oriented treatise indeed. In fact, Aristotle crept in step by step. When Heinsius wrote his early tragedies Auriacus in 1603 and Herodes Infanticida in 1607 and 8, he already tentatively adduced Aristotle, but in prefaces mainly still uses non-Aristotelian vocabulary from the grammatical tradition. For instance, economia instead of systasis or constitutio, catastrophe instead of peripety, etc. And he followed the model of Senecan tragedy. At the same time, in the Oratio de Poetis, he found that Aristotle, by his concept of mimesis, had found a way of combining melopoeia with paideia. This alienated Heinsius from Scaliger, who had insisted on imitation of Virgil and epic poetry. Yet this has also made some scholars, such as Volkart Wels, insist
on the opinion that Heinsius, after all, never abandoned his Neoplatonic concept, not even in the Poetics translation, nor in De Tragoedia Constitutione, but that he had only added an element of human ars to divinely inspired poesis, and managed to reconcile both. In his preface to the translation, Heinsius mentions that before he turned to the Poetics, he had dealt with other writings by Aristotle, especially the Ethics and Politics. This is relevant since these are the works most closely related to Aristotle's rhetoric, and thus may bear testimony to a struggle for liberation of poetry from the rhetorical grip. It is thus no negligible detail that Heinsius's translation of Aristotle's Poetics was first published as an appendix to his edition of the complete works of Horace in 1610. Again in the preface, Heinsius explains that publishing Horace's Ars Poetica made it necessary to him to compare it with Aristotle's Poetics, on which, according to general opinion, it was thought to be based. Yet this comparison yielded more discrepancies than parallels, so that it turned out advisable to juxtapose both works for the Latin reader's convenience. It is often said that Heinsius's great achievement consisted in reducing Aristotle's Poetics to its basic set of technical rules and in transforming it into a convenient handbook for poets. Yet this is true more for De Tragoedia Constitutione than for the translation itself. Nonetheless, without the preparatory groundwork done in that translation, the later systematic treatise wouldn't have been possible. I will therefore focus not so much on De Tragoedia Constitutione, but on the translation itself, and offer some glances at its interpretations of Aristotle to see which of the decisive trailblazings imputed to Heinsius originated from there. Typographically, the text is laid out in two columns per page with Greek text and Latin translation facing for easy mapping. Judging from some significant textual errors, Heinsius's textual basis appears to have been the 1508 Aldine edition or some text directly dependent on it. For the establishment of the Greek text, he had all the panoply of the Italian commentators at hand. As is evident from the auction catalogue of his library after his death in 1655, Heinsius owned copies of the commentaries by Robortello and Maggi Lombardi. In his notes to the text, he frequently cites Robortello and Maggi as well as Vettori and Riccobono. Yet he does so mainly with respect to particular details of textual criticism, rarely to their interpretations. His disdain for nitpicking commentators that he had developed with respect to grammarians commenting on poets also rubbed off on the Italians. What is more, his humanistic contempt for the medieval copyists, as J.H. Meter has put it, seemed to entitle him to disrespect the cumbersome details of lower textual criticism and to resort instead to the realms of the so-called higher criticism, an attitude that did not save him from errors and misunderstandings. The Italian commentators, he writes in the preface, while they did not lack diligence, diligentia, have still left quite a lot for future dexterity, for solertia. If he may take his words as face value, the translation was accomplished within 2 or 3 days. Hence, not every point could be commented on in the notes. For such details, the existing commentaries might still remain in place, he says. He also criticizes, as he needed to, all earlier translators, whom he calls semi-docti and barbari, who in his view have unduly presented Aristotle as the most obscure of writers. What he sorely misses in this text, however, is logical order that he has found so prominent elsewhere in Aristotle as a philosopher. Hence, it seems obvious to him that stupid medieval scribes must have grossly distorted Aristotle's original text, which it was his most venerable task to restore. The explanation of this thorough reordering of Aristotle's chapter, self-confidently titled Ordo Aristotelis,
and inserted as a running text of its own at the moment of the beginning of comments to chapter 6, occupies the lion's share in the otherwise brief emendationes et notae. A representation in tabular form clearly shows the extent of his reorganization. This large-scale rearrangement affects only chapters 6 to 18, and hence the bulk of Aristotle's treatment of tragic poetry. It is clear at a glance that the logical disposition that Heinsius has in mind centers around the so-called qualitative parts of tragedy as first expounded in chapter 6, plot, character, speech, thought, visual staging, and music. The first four of these six, Heinsius finds, should be treated in correct order. First of all, therefore, Aristotle's chapter 15 on character needs to be moved to the end of the sequence 6 to 18. Thought and style are already placed after that. The most important qualitative part, however, is plot, mythos, which must be treated in coherence. Aristotle's chapter 12 on the quantitative parts of tragedy, erratically placed in the middle of this sequence, should therefore best be placed immediately after chapter 6. The ideal construction of the plot is thus treated from Heinsius's chapter 8 onward, which works well for the next five chapters. Yet the last paragraph of chapter 11, that's 12 in Heinsius, addressing emotions, is moved down to chapter 14 to form a chapter 13 on the ideal tragic hero. By contrast, chapter 16, which talks about anagnorisis, is moved up and immediately attached to chapter 12 as the new chapter 13. Chapter 14 minus one paragraph follows up as chapter 15 on tragic emotions. Chapter 17, introduced by a paragraph from 13, forms chapter 16 on the correct procedure of the tragic poet, and chapter 18 is lumped together with what is left from chapters 15 and 14 to form chapter 17. This willful reshuffle of chapters and paragraphs, it hardly needs to be said, completely flies in the face of the unanimous manuscript tradition. There's no way it can be seriously supported. Yet nonetheless, it provides Heinsius with the appropriate logical matrix for his handbook on the construction of tragedy, which cum grano salis almost comes down to an extended paraphrase of this translation. For reasons of time, the correspondences cannot be set out in detail here. Based on this latter work, however, it has had a certain effect on later scholarship on the poetics. The odd placement of Aristotle's chapter 12, for instance, has to this day given rise to doubts about its authenticity. And some minor textual rearrangements by Heinsius have also found their defenders. It might also be mentioned in that context that in 1625, an edition of Heinsius's text and translation, yet without all the explaining notes, was published anonymously in Paris by Jean Libert, a book that might well have induced many French readers to believe that they were actually reading Aristotle's original text. Yet not only did Heinsius reshuffle Aristotle's text in this way, but by way of his translation, he also made several terminological decisions and interpretive moves that proved influential. As I said earlier, Heinsius was convinced that Aristotle's concept of mimesis was the key to incorporating a technical treatise such as the Poetics into his overall idea of inspirational poetry. In chapter 4, he translates mimesis by imitatio, which is just in line with a long tradition harking back to antiquity. But in doing so, he departs from the usage of Scaliger, who saw the poet not as an imitator of characters acting, of action, eos qui agunt, but as an imitator of exemplary poets such as Virgil. Moreover, in Aristotle, Heinsius found both in chapters 3 and 6 a threefold taxonomy
that allowed to relate all qualitative parts of tragedy to this concept of mimesis. Mimesis can be qualified in three ways: the means by which it imitates, quibus; the objects which it imitates, quae; and the mode in which it imitates, quo modo. Yet Aristotle does not specify how precisely these three categories relate to the parts of tragedy, except that he gives their numbers. Now, while all modern interpreters agree that hois relates to speech and music, ha to plot, characters, and thought, and hos to visual staging, Heinsius, owing to some internal textual rearrangements within chapter 6, comes to a different solution. With him, speech and staging swap place, so that speech becomes the one single mode and staging one of the means, as he explains on page 75 of his notes, where, however, he calls the means instrumenta. And instead of dictio, as he translates here, he speaks of sermo, which makes the change more comprehensible. For dictio can also be translated as style in a rhetorical sense, yet sermo clearly means speech as opposed to song. This already brings us to Aristotle's famous definition of tragedy in chapter 6. Heinsius's translation of this crucial passage is pivotal in several respects. Yet the definition unfortunately suffers from a major punctuation error in the 1508 Aldine edition. The edition has a comma after dronton, which should, however, rightly be placed before that word. Like this, dronton gets separated from its logical counterpart ab angelia, by people acting, not by narration, and attached to the preceding phrase, which, together with a probably equally wrong genitive hecastu, becomes completely incomprehensible, as can be seen from Heinsius's somewhat desperate rendering. Ab angelia, in turn, wrongly enters into an antagonism with tragic emotions, which induced Heinsius to insert even an Allah that has no support in manuscripts. More interesting and more influential, however, than the distorted definition is the remark on emotions and tragic catharsis. This phrase had vexed almost all earlier interpreters, including the Italian commentators. Scaliger confessed that he had absolutely no clue to it. Robortello had seen in this a moral purpose of tragedy, but his only explanation had been that of a steady exposition to vehement emotions that would lead to a progressive immunization by familiarization, an ultimately stoic notion. Heinsius saw a different, more Aristotelian way. By the arousal of excessive and hence unruly emotions, perturbationes, as he calls them with a Ciceronian term, tragedy would bring about their reduction to a sound and acceptable middle level, a process that could be described as one of expiation, of expiatio, or purgation, purgatio, as he calls it elsewhere. Thus, although he also found in catharsis a moral and educational objective of tragedy and poetry as such, differently from Robortello, he took the genitive toiuton patematon not as separative, but as objective. The passions would not be eliminated, but as it were purified. He thus stimulates the purification theory of catharsis that has a long afterlife. What is most interesting, however, is his translations for the two essential passions, eleos and phobos. In both cases, he wavers between various solutions, thereby incidentally anticipating a debate that was to continue for centuries. At times, as in chapter 6, he speaks of misericordia and metus, thus anticipating Lessing's rendering Furcht und Mitleid, or pity and fear. Yet on other occasions, as for instance in chapter 14, he opts for miseratio et horror, which comes closer to the nowadays predominant theory of a physiological and medical background in terms of wailing misery and frightening shudder,
Jammer und Schauder in Wolfgang Schadewald's terms. In the notes, as well as in the Tragoediae Constitutione, one also finds terror for horror, which is again less in line with the physiological theory. But in fact, the translations one most frequently finds for Phobos in neoclassical French poetics of the 17th century are crainte on the one hand and terreur or horreur on the other. And it can be taken almost for granted that these trace back to Heinsius's metus and horror terror. The emphasis on the importance of catharsis as the primary effect of tragedy can rightly be called one of the two most outstanding and most influential discoverings of Heinsius's. The other one being the paramount importance of plot construction that he derived from Aristotle's Poetics, and that on the one hand resolutely turned away from earlier views that had located the quality of poetry more on the level of elocutio and ornatus, but on the other hand came to dominate all neoclassical poetics in an almost obsessive manner. It is not by accident that constructio, that is Aristotle's systasis, mutu or pragmaton, is the advertising signal term in Heinsius's manual on the writing of tragedy. One of the most pivotal criteria related to plot construction is unity. In that respect, Heinsius makes it absolutely clear that what is paramount from Aristotle's point of view is unity of action, since poetry is first and foremost imitation of action, not of characters, chapter 8. Unity of time, already popular, especially with the Italian critics, especially with Castelvetro, and mostly observed in early modern dramas, is only secondary for him, but may be derived from unity of action. It has been demonstrated, however, that unity of place, the third unity, by contrast, does not yet appear in Heinsius, but has only been added later by neoclassical critics. Another trait strongly emphasized by Heinsius is the philosophical character of poetry that distinguishes it from history by its representation of what might have happened based on the criteria, not of the factual, but of the possible, quod fieri potest, and the probable, verisimile, or plausible, as shown in his chapter 10. And probability, plausibility, has to be defined not primarily by relation to truth, but structurally by the internal logical coherence of the plot. Yet he repeatedly also states that what is factual, or true for that matter, is by nature also always probable, which leaves room also for historical tragedy so popular in his times. The question of the ideal tragic hero too makes for a departure of Heinsius's from traditional concepts towards an Aristotelian view. While traditional concepts insisted on the tragic hero having to be of highest social rank, that is royalty or nobility, Heinsius joins Aristotle in pointing out that the ideal tragic hero must neither be overly virtuous and impeccable, nor overly vile and villainous, but located somewhere in between metaxu, so that he or she may fall into a desperate situation, and that the reason for this must lie in some hamartia. In interpreting this latter term, however, Heinsius seems to fall back beyond earlier commentaries in obviously thinking of a culpable crime or evil doing committed by the hero. Note that Robortello and Vettori had already suggested error as a obviously better translation. But in fact, Heinsius thinks of an objectively condemnable action for which the hero, however, is subjectively irresponsible because of his limited insight. Let us finally also briefly look at a passage from the Lexis section that has not entered the elaborate system of the Tragoediae Constitutione, but marks a point in which Aristotle's poetics overlaps with his rhetoric. I mean the theory of metaphor.
In the famous definition of metaphor in chapter 21, Heinsius, in keeping with a long-standing tradition, renders metaphora as translatio, but speaks of the attribution, infertur, of an alien word to a certain object. He also well distinguishes Aristotle's four different kinds of metaphors that actually partly go beyond what we nowadays call a metaphor and rather describe a general trope. But he also seizes the opportunity to give in his notes a very detailed explanation of Aristotle's theory of metaphor on two pages, including even a diagrammatical visualization of the relations between the terms involved in Aristotle's examples. All in all, to sum up, in his translation, Heinsius offers an at time pretty innovative and in many respects also intelligent interpretation of Aristotle's poetic theories that well demonstrates his development from a Neoplatonic inspirational poetics to a rather structuralist and constructivist approach, in which the poet's activity becomes an artificium, but which also partly transforms Aristotle into a kind of pseudo-Aristotle, to cite Bernard Weinberg's book title. In transforming the long section of tragedy into what has been called a handout for poets, which was even known in France as La Poétique Heinsius, he creates an entirely new genre of poetic manual that was to become the basis of many other handbooks in subsequent centuries. We have only been able to survey very few typical samples from this Latin translation. At this point would be the moment for assessing the actual effects of each of its suggestions on the neoclassical discourse on poetics, especially in France, such as with Scudéry, Chapelain, La Ménardière, or Corneille and Racine, but also in England, Johnson, Milton, Dryden, and Germany, Opitz. Yet time forbids. So I must leave this for discussion and for a possible written version. I thank you very much for your attention. Molte grazie, professor Kraus, per questo intervento che ha approfondito un'area finora poco toccata. Direi di lasciare subito spazio alle domande, visto che immagino siamo tutti un po' stanchi della lunga e ricca giornata. Se qualcuno vuole intervenire può, come sempre, segnalarlo nella chat, o intervenire anche a voce direttamente. Scusate, vedo adesso dalla chat che avete scritto che non riuscivate a vedere il PowerPoint, forse perché ho iniziato a proiettarlo solo da metà intervento, volutamente, però l'avete visto dalla seconda parte. Sì, si è visto. Ok, grazie. Tutto il mio PowerPoint non era visibile? Sì, assolutamente sì. Ah sì? Era tutto. Quindi domande. Se volete posso fare io un piccolo intervento sulla relazione di Eva Siebenborn, che mi ha particolarmente interessato, visto che è un pochino anche il mio ambito di ricerca, soprattutto poi la parte relativa ai concetti di piacevolezza, gravità, insomma, quindi anche la questione che riguarda non soltanto le poetiche in senso stretto, quindi Trissino, la poetica, eccetera, ma anche giustamente Bembo e le prose, che pur non essendo considerate una poetica in senso stretto, in senso proprio, comunque sono assolutamente da annoverare fra i grandi tentativi di sistematizzazione teorica intorno alle questioni poetiche, chiaramente. E volevo soltanto aggiungere il fatto che sì, chiaramente c'è la matrice aristotelica, si parte appunto dal concetto di parola ornamentale, insomma, quindi quel discorso sul cosmos del capitolo 20 della poetica, il capitolo linguistico, diciamo così,
C'è da dire sicuramente che sia per quanto riguarda Trissino, sia per quanto riguarda Bembo, siamo un po' nel terreno minato, diciamo così, delle fonti occulte, perché chiaramente Trissino sicuramente e probabilmente anche Bembo si servono di fonti che non sono Aristotele in questi passi, in questi passaggi. Segnatamente il primo capitolo della poetica di Trissino è di fatto forse il meno originale delle quattro divisioni, diciamo, del 29 della poetica di Trissino, ed è una traduzione fedelissima e a pezzi, diciamo così, incollati in ordine diverso dall'originale del Perideon di Ermogene. Quindi quello che Trissino intende per parole, per appunto piacevolezza, bellezza, tutte queste etichette, diciamo così, stilistiche che Trissino sembra inventare, in realtà sono una traduzione delle sette idee di Ermogene che insomma, erano state sfruttate sistematicamente da tanti teorici nel Rinascimento, fra cui appunto Trissino è stato uno dei primi, e laddove invece Bembo, come ha appunto analizzato anche Francesco Donadi in un suo saggio che si intitola Il Bembo Baro, pare che per, diciamo, elaborare concetti come la gravità, la piacevolezza, che sono alla base, no, della teoria stilistica di Bembo, si sia servito ampiamente del Decomposizione Verborum di Dionigi De Carnasso. Insomma, quindi siamo in questi terreni un po' in cui c'è l'umanista che prende tal fonte, prende l'altra fonte, le mette insieme, le cuce alla bella e meglio. Spesso, diciamo così, il risultato finale può non essere consenziente con l'effettiva concezione poetica, retorica, stilistica dell'autore che le sfrutta, insomma, anche perché spesso è difficile per questi umanisti uscire dalla lettera, dalla fonte, affrancarsi proprio dalla tirannia della lettera, insomma, fanno fatica a rielaborare, insomma, i concetti espressi dalla fonte, e vengono appunto incollate queste citazioni praticamente occulte, perché non vengono dichiarate per lo più nel testo, formando appunto dei concetti che spesso appunto possono essere anche erroneamente attribuiti ad altre fonti oppure altri retaggi culturali, ecco, diciamo così. Però appunto il discorso relativo alla gravità, alla piacevolezza, questi concetti, è sicuramente un discorso da affrontare ed approfondire, perché chiaramente sono degli elementi che fanno affiorare il rapporto degli umanisti rinascimentali con la classicità a tutto tondo, quindi con le fonti sottese al testo. Quindi è un argomento sicuramente molto, molto interessante da approfondire, insomma, in questa sede e in altre, insomma, anche nel futuro. Il Simbionte, se vuole. Adesso non ho capito, non era una domanda alla quale devo... No, era un'osservazione, no, sì, così un approfondimento. Sì, poi chiaramente se hai qualcosa da aggiungere in merito, sono tutto orecchi. Ecco. Sì, ma grazie per... per queste tante osservazioni. Quello che mi interessa in Bembo e anche nella Melopoia è questo rapporto tra poesia musicale, e certo che Bembo non ha inventato tutto, e certo che Trissino si ha osservato Ermogene e i retorici grechi, ma quello che mi interessa è come questo rapporto tra questo inferisce nel rapporto musico letterario, e io credo che in Bembo c'è questa musicalità, non veramente nel contenuto, nel quello che dice, ma c'è questa semantica, ci sono queste connotazioni, e
E penso che queste coniugazioni nelle prose e quelle della poetica aristotelica si rafforzano a vicenda. È stato questo che mi interessa e vorrei sapere come questo può essere sfruttato per creare tragedie. Per esempio, la Sofonisba è la prima tragedia in volgare e devi inventare nuovamente questa tragedia antica e deve operare con logos, ritmos e armonia. E, certo. E non, sì, sono, sì, vorrei sapere, c'è questo iato, prima si occupa di Dante e di Antonio da tempo nelle prime quattro divisioni della poetica che sono di metrica, eccetera, e penso che lì c'è tutto un altro, un'altra nozione di ritmo, perché dice ritmo anche per rima, perché sono i numeri medievali. Il ritmo medievale, e questo sarebbe interessante di vedere come lo intendo con il ritmo aristotelico, che non sarebbe la stessa cosa. E anche armonia mi sembra una parola difficile da consumare per il Cinquecento italiano, perché da Dante è piuttosto la proporzione il numero, le sillabe, e, sì, il numero delle sillabe è una domanda metrica, e adesso viene questa armonia dalla poetica aristotelica, e mi sono interessata in come questi nozioni semanticamente identiche, ma con concetti diversi, sono adattate gli uni agli altri. E questo vale per ritmo, vale per armonia, vale per melos. E vorrei sapere quali effetti hanno. Certo, ma il discorso è proprio quello della differenza della fonte da cui Trissino attinge. Si attinge da Ermogene, per lui il ritmo è una cosa, si attinge da Aristotele, il ritmo è un'altra. Stessa cosa per l'armonia. Purtroppo, le idee, le sette idee di Ermogene hanno anche nomi che coincidono lessicalmente con i concetti aristotelici, ma non sono le stesse cose, anche perché Aristotele ha a che fare con la poesia, quindi è un trattato di poetica, Ermogene ha a che fare con la retorica, è un trattato sui modi, sugli stili del discorso orale, sulla retorica, quindi e gli esempi che fa Ermogene nel suo trattato sono tutti tratti da Demostene, che per lui era il massimo della perfezione dello stile e dell'abilità di contemperare tutti quanti gli stili in un'unica opera. Ecco. Quindi è chiaro che ci troviamo di fronte, anche nel caso di Trissino, una rimodulazione di semantica, di concetti e di lessemi che vengono utilizzati, come nel caso di ritmo, e Trissino lo dice espressamente, il ritmo può essere sia la rima, intesa in senso moderno, sia il ritmo, inteso in senso aristotelico, quindi la metrica, la struttura prosodica, diciamo così, del verso, e quindi appunto sono passi di questi trattati che spesso possono anche creare confusione, insomma, perché gli autori stessi sono confusi, insomma, hanno le idee confuse da questa messe di fonti a cui attingono, e che spesso non sanno armonizzare fra di loro. Insomma, questo è un procedimento abbastanza tipico dell'umanesimo più spinto, perché alla fine Trissino è un grande grecista, soprattutto, insomma, è un appassionato di lingua, di letteratura antica, greca, tant'è che il suo sistema letterario, quello che ha cercato di costruire, diciamo così, con le sue opere pratiche, è una riproposizione pedissequa dei concetti di Aristotele trasfusi nella poesia, quindi nella commedia, nella tragedia, nel poema epico, e poi il grande poema omerico dell'Italia liberata dei Goti e così via. Insomma, quindi diciamo che proprio la,
questa caratteristica tressiniana di essere un alfiere a oltranza del classicismo è stata anche un po' la caratteristica che lo ha penalizzato nell'inserimento e nell'integrazione piena e completa con gli umanisti più aperti, più organici che poi facevano capo a Bembo e all'ambiente degli orti ricellari, insomma, quindi questi ambienti più così più vivaci dal punto di vista intellettuale, più aperti anche alla modernità. Ecco, Trissino è un grande fossile della poetica e della poesia rinascimentale, insomma, quindi la sua dipendenza dalle fonti può essere anche definita una dipendenza patologica, insomma, a tratti nella sua trattazione teorica, e quindi comunque sono tutti cose molto interessanti che sicuramente vale la pena approfondire. C'è un mio capitolo che parla appunto di questi aspetti nella tesi dottorale sulla poetica di Trissino, che spero, insomma, di pubblicare in tempi brevi, e spero comunque di avere anche da parte vostra così dei suggerimenti, delle dritte per poter migliorare anche questa parte, insomma, che sicuramente merita di essere approfondita di più. Grazie per le osservazioni. Grazie, dottor Magliani, per questo ulteriore approfondimento. Non so se sono altri. C'era il professor Kraus che voleva fare una domanda a Eva Silberberg. Allora, una piccolissima domanda per Eva. Se non mi sbaglio, il termine, in greco, armonia, non significa questo che significa armonia nel nostro senso, ma molto spesso significa melodia. Dunque, nel testo di Aristotele, penso che melos è superfluo a causa della presenza di armonia, che vuol dire melodia. Che pensa di questo? O c'è qualcuno degli interpreti rinascenteschi che parlano di questa possibilità? Certo, in greco armonia, secondo mio saper, vuol dire la tonalità secondo una scala. Allora, la tonalità regolata secondo una scala, come noi conosciamo oggi in modo maggiore e minore. E così può anche significare melodia, può essere sinonimo di armonia, ma può anche essere sì, è questo che il Cinquecento non sa, non conosce, cerca di capire che cosa sia questa armonia, sì, è questa parte del melos platonico di cui ho parlato, o se è sinonimo di melodia, o è sinonimo di musica. Ma ci sono sfumature semantiche che non sono chiari all'inizio e cercano di capire meglio, e ci sono sempre queste creazioni per capire. Sì, certo che capiscono l'armonia piuttosto dall'orizzonte della loro cultura musicale, che l'intendono nel senso greco. Non so se... Anche quanto alla... musica nel dramma nel Cinquecento si deve studiare la storia dello sviluppo dell'opera
bene descritto da Helmut Flasshahn nel suo libro su Inszenierung der Antike, erano molti attenti di mettere in scena drame antiche di modo di opera, con musica e con come si dice arie e come si dice l'altro elemento recitativo recitazione sì sì allora questo era una imitazione del di ciò che si è trovato in Aristotele con relazione alla musica in tragedia. Però noi non sappiamo molto sulla musica greca in tragedia, però dunque nel Cinquecento hanno sostituito la musica antica per la musica barocca, la musica rinascentista. Sì, ho detto che questo brano della poetica aristotelica che ho citato sfocia nell'invenzione del dramma musicale, nell'opera, nel 1600, perché si chiede quali parti della tragedia devono essere cantati e quali no, sono solo i cori o sono anche i versi. E, sì, ma questo avevo detto. Io ho cercato di sapere come questo melos è trasferito in mezzi poetici, perché sembra che la melodia e la musica che fa tutta questa dolcezza, il sermone suave e dolce, sembra che questo sia tutto da versare sul lato musicale, e questo per i poeti non è soddisfacente. Vogliono sapere come si può rendere questo egismenologo in mezzi poetici. Ho cercato di dire quali sono queste strategie. E anche se l'armonia di Bembo e di Dante e di Trissino sono tutt'altre cose, e quella aristotelica è interessante, che questa veste semantica rimane la stessa. Così non è armonia nel senso musicale di melodia, ma sembra essere musica nel testo di Bembo e anche nel testo di Speroni. E questo penso sia l'importante, che queste connotazioni musicali e aristoteliche rimangono lì e suggeriscono musica, mentre nel testo dicono altre cose, ma c'è questo superfluo, questo di connotazioni musicali. E questo ho voluto dimostrare. Hanno una dinamica propria nei testi. No, non so se si sente. Grazie per questo approfondimento ulteriore. Se nessuno ha altre domande da fare, abbiamo raggiunto il limite temporale che ci eravamo dati, e di conseguenza ringrazierei i relatori Nicola Magnani, Manfred Kraus e Eva Siebenborn, ringrazierei tutto il pubblico e aggiornerei la seduta a domani mattina alle 9. Esattamente alle 9, sì. Perfetto. Allora, grazie tanto e a domani mattina. Grazie davvero. Grazie a tutti e a tutti. Buona serata.